Amici, ben ritrovati per la prima puntata del 2021 di Bar Motorsport. Non vi nascondo che sono molto emozionato, è una puntata speciale dedicata ai 50 anni che sono passati esattamente ieri, il 10 gennaio, dalla scomparsa di Ignazio Giunti, pilota romano di origine calabrese che ha fatto veramente breccia nel cuore degli appassionati. Io 50 anni fa non ero ancora nato, ma la sua storia che ho studiato, non vi nascondo, in questi ultimi giorni, quando da un'idea di Alberto Sabatini è venuto questa volontà di raccontare, di approfondire la sua storia, vi devo dire sono molto emozionato, così come sono molto emozionato di presentarvi gli ospiti che dopo Alberto Sabatini entreranno qui con noi a sedersi al bancone del bar di Bar Motorsport. E chiamo subito Alberto Sabatini che ha qualcosa di importante da dirci, perché per la tua famiglia Alberto Giunti significava qualcosa di speciale. Spiegaci perché. Alberto, non ti sentiamo, sei in mute col microfono. Ecco. Ho dimenticato di togliere il click. Buonasera a te e a tutti quanti, è una puntata speciale anche perché Giunti è un pilota che io ho conosciuto da bambino. Lui frequentava casa mia, era amico di mio padre, come tanti piloti dell'epoca, e io ho avuto il privilegio e l'onore di conoscerlo, anche se è un ragazzino. E devo dire che conservo i ricordi tipici che i bambini possono avere quando vedono i loro eroi, i loro piloti correre in macchina e li vedono come dei supereroi. E quindi sono particolarmente emozionato nel seguire questa puntata, nel partecipare a questa puntata, perché conservo ancora, qui ve la faccio vedere, la penna, una penna d'argento che Giunti regalò a mio padre per scrivere i suoi articoli più pungenti, come gli disse, e che è citata anche nell'editoriale che lui fece su Autosprint il giorno dopo la morte di Ignazio. Però Thomas, io credo che sia bello se presentiamo i personaggi che abbiamo stasera, che sono veramente personaggi leggendari del mondo delle corse. A te l'onore di farli vedere. Ma grazie Alberto, io come da scaletta che ci siamo un po' preparati prima, ma sappiamo che Bar Motorsport è anche improvvisazione, allora pensavamo di averlo collegato con noi al telefono e invece, se tutto va bene, lo abbiamo in video, testimone dell'epoca, un pilota che è veramente nel cuore di tantissimi milioni di appassionati nel mondo, Arturo Merzario. Arturo, buonasera. Mi siete tornati in video che mi eravate spariti, ma non so. Voi dovete pensare che io con queste cose sono una esen, come dicono dalle vostre parti, hai capito? Per cui non vi dovete meravigliare se faccio delle stupidaggini con questi aggeggi. Ma ecco Arturo, io so che tu odi computer e questa è una forzatura che abbiamo fatto a farti collegare con un sistema video. Perché odi computer? Ce lo vuoi raccontare? È una curiosità. Ah, semplice. Allora, ti racconto il perché io ho iniziato a odiare, allora si chiamavano PC. Allora, nel 1973... dopo il Gran Premio dell'Argentina di Formula 1, con Jean-Pierre Jarier siamo stati ingaggiati dalla NART di Chinetti, la North American Racing Team della Ferrari, per andare a partecipare alla 24 ore di Daytona con un 365 GTP4 preparato Daytona. Mi segui il contesto? Certo. E lì abbiamo partecipato. La fortuna volle che noi siamo arrivati a podio nella categoria GT, attenzione, nel Gran Turismo, perché c'erano i prototipi. Ecco. E il premio consisteva, per il terzo posto, in $10,000, che sia Jean-Pierre che io ci eravamo già leccati i baffi prima di salire sul podio per questi soldi. Cosa è successo? È successo che hanno sostituito la busta con l'assegno di $10,000 con un bel due pacchi,
uno per Jean Pierre, uno per me, con dentro un PC che io allora non sapevo nemmeno cosa fosse, cosa significasse il PC, ma l'hanno spiegato poi che era un personal computer, che era composto da tre scatolette, scatoloni, perché una volta arrivati a casa già ho dovuto comprare un trasformatore che da 110 volt, come si usa negli Stati Uniti, a 220. Poi una che adesso è facile dirlo, decoder, che trasformava quello che c'era sul computer dopo aver fatto mille peripezie di amenicoli, che Ugo, mio figlio, e la Claudia, la figlia, hanno imparato subito, collegato al televisore, per cui altri cavi, togli, metti, per vedere i giochini, e hanno imparato, e loro sono bravissimi, da allora adesso, con il computer, solo che io da allora ho odiato il PC, nonostante gli anni dopo, guarda l'ironia della sorte, io ebbi un grosso sponsor quando avevo il team, che era Honeywell, più o meno si chiamava così, che mi dava parecchi, faceva i computer, hai capito, in Europa, ma al di là di questo non me ne frega niente, io non voglio, mi sono rifiutato e non voglio parlare di, e pensa che dal 1974 io avevo già nel baule della macchina una valigia per fare tre telefonate, per cui ero già avanti, ma come telefono, perché io ho iniziato con lo sgabellino sotto i piedi che si usava da bambini per lavarsi, per non rompersi i denti sul lavandino, e con la manovella, col telefono, chiamavi il centralino e ti facevi passare chi aveva il telefono. Detto quindi questo, tu odi computer perché ti hanno cambiato il premio in denaro in un PC. A me che cosa cavolo me ne fregava a me del PC. Ecco, e noi stasera siamo riusciti ad averti in video, a farti lavorare, guarda, far funzionare un computer. Io pure che sono, non so come ho fatto, dietro le istruzioni di Alberto, che saggiamente sull'altro numero mi ha indicato cos'è che avrei dovuto fare quando mi arrivava la telefonata, poi mi siete spariti, ma adesso siete tornati. Meno male. Bene, è fantastico. Piacere dialogare con voi vedendovi. Piacere nostro di poterti vedere, Arturo, anche perché ci saremmo, tra virgolette, accontentati di sentirti in audio, ma un conto è ascoltare, un conto è anche vedere il nostro interlocutore. Certo. E questo è un bar virtuale che, devi sapere, caro Arturo, è nato durante il primo lockdown per fare compagnia agli appassionati. Siamo partiti che eravamo in quattro scappati di casa, adesso siamo una community di migliaia di persone e c'è veramente un bellissimo clima. E devo dire in tutta onestà che centinaia di appassionati ci hanno chiesto la tua presenza, perché veramente hai lasciato un segno nel cuore di tutti gli appassionati di corse. Ecco. Thomas, concedimi questa battuta. Prego. Purtroppo non possiamo più neanche usare la battuta scappate di casa, perché con i problemi che abbiamo col Covid siamo costretti a stare in casa, ed è giusto stare in casa, perché solo così evitiamo il grosso contagio. Questo è un bellissimo messaggio che ci arriva da parte tua, devo dire, Arturo, e detto da te probabilmente qualcheduno ci ascolterà ancora maggiormente rispetto a quello che già non abbiamo fatto noi. Sì, però Thomas, vedi, io adesso ragiono così perché ho 78 anni, sono leggermente più giovane dell'Andrea. Ma se io avessi i 16, 18, i 20 anni, la gioventù moderna, come fai a dire ai ragazzi che devono stare chiusi in casa, che non possono più strusciarsi con la morosina, con la ragazzina? È una cosa fuori dal mondo, credimi, per cui li capisco e li condanno nel contempo quando hanno l'autorizzazione a uscire, che si trovano poi a fare la movida, perché per loro non gli pare vero, anche perché da giovane ognuno pensa quello che succede nel mondo succede, ma a me non potrà mai succedere,
perché tutti sono stati ragazzi e penso chi più chi meno ha sempre ragionato così da ragazzino. Poi è chiaro, strada facendo lo si mette sotto un altro aspetto, in un'altra pratica, perché poi la vita ti insegna che non è sempre così vero. E questo io ho imparato, grazie ai miei genitori, a utilizzare le mie famose 3P, che non vuol dire tre pirla, occhio. ti è piaciuta la battuta, perché il milanese pirla ormai è un intercalare normale, è come Belin a Genova, eccetera, eccetera. Perché prevedere, prevenire e programmare è stato quello che mi ha fortunatamente consentito, con molta fortuna, di arrivare a questa sera e con mille peripezie riuscire a interfacciarci. Ho detto giusto? Oh, caspita, che parolona c'è dentro. Ma pure anche lei. Guarda, sono diventato tecnologico anche nelle parole. Grande. Guarda, Arturo, io a questo punto veramente abbiamo moltissima carne al fuoco e introdurrei l'altro nostro super ospite di questa sera, dove lì la vedo una bella competizione in termini di dialettica. Ormai lui possiamo dire che è veramente un amico e un habitué di Bar Motorsport. Allora è veramente con grande onore e grande emozione che introduco Andrea De Adamis, amici. Andrea, bentornato. Salute a tutti e soprattutto a tutti quelli che ci stanno ascoltando, ovviamente. Per voi due, Sabatini, Biaggi and Company. Arturo, ogni tanto ci vediamo al cellulare, non ci vediamo per colpa del virus, non ci vediamo più, Non vado più. Però un salutone a tutti quanti quelli che hanno anche, ho letto, scritto commenti molto pesati e positivi al Bar Sport, che effettivamente è una trasmissione inedita, al di là di cui i contenuti sono formidabili, ma poi non c'è in questo momento. Forse ai vecchi tempi del mio Grand Prix potevo combattere con Bar Sport, detto terra. No, beh, adesso tu hai rammentato l'icona di quello che era l'immagine televisiva modernizzata, rapportato all'epoca, perché la tua invenzione del Grand Prix, che è stata la trasmissione per eccellenza per un sacco di anni, per poi approdare a fare anche i Grand Prix in diretta, adesso non voglio entrare in quello, io parlo solo di Grand Prix, tu feci una cosa che allora noi abbiamo dovuto subire, tra virgolette, le angherie della RAI, perché essendoci solo la RAI, l'automobilismo veniva lasciato un po' in disparte, a meno che c'era di mezzo la Ferrari, perché tra, io adesso dico nome, cognome, indirizzi, non me ne frega più di tanto, perché nessuno può spartire niente con me, forse, anzi, se vado avanti ne metto tanti in difficoltà. Allora, tu ti ricorderai, abbiamo tralasciato Piero Casucci, abbiamo lasciato i commentatori, dopo è arrivato Lino Ceccarelli con Beppe Viola, che Poltronieri, dai Arturo, Poltronieri, ma che... Ma lui era un'altra icona. Si doveva mettere davanti il sillabario per vedere i numeri e il numero a chi corrispondeva sull'automobile. No, follia pura, ma fa niente. Poi tu hai stravolto tutto e io mi ricordo quando Grand Prix per la Fininvest fece gli accordi per trasmettere in diretta i Gran Premi, ed è stato uno smacco per la RAI, perché io poi ricordo che quel poco che mi hanno fatto vedere era sulla luce, era un programma della RAI di Torino, c'era un'altra parola davanti a luce, una roba del genere, che ho tanti filmati, ma che però se non c'era un evento super 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 importante non ci lasciavano neanche di striscio, non dico la parolaccia, perché l'Andrea con le parolacce è abbastanza compito, sai, lui è sempre stato un
fighetta nelle corse, attenzione. Ho una bimba di 5 anni, devo stare attento in questa mia seconda vita varanese. Scusa, ecco. Si sviluppa subito, anzi, a parte che imparerà quelle greche, giusto? Giusto, bravo. Per cui vedi, quando poi gli serve, con gli amici, e lei fa la grande, parla in greco e gli altri sono già belli che rovinati, hai capito? Sì, no, ma infatti io sono tagliato fuori, sono 5 parole, per fortuna che mia moglie parla l'italiano meglio di noi, quindi va bene così. È comodo, però parla in greco. E benissimo. Paracalò, Calimera, Calispera, Sagapò per forza, e vedi già la quinta non me la ricordo. Ah, Cronia con la che vuol dire tanti auguri, ecco sì. Ecco. Okay. Io mi ricordo il Sagapò. Senti, ma restiamo legati al mondo delle nostre cose. Infatti volevo spiegare perché abbiamo, Thomas, scusa se mi intrometto, ma perché abbiamo coinvolto questi due mostri sacri del motorsport italiano. Perché tutti e due partecipavano a quella 1000 chilometri di Buenos Aires dove ha perso la vita Ignazio Giunti. Addirittura Arturo era in coppia con Ignazio sulla Ferrari, mentre Andrea correva sull'Alfa 33, che era iscritta alla stessa classe 3 litri. Quindi abbiamo due testimoni veri dell'epoca che possono spiegarci non soltanto quello che è successo quel giorno, perché lo sappiamo, abbiamo visto in questi giorni anche, ma tutti gli appassionati sanno insomma la tragica dinamica dell'incidente, ma soprattutto tutte le polemiche che sono nate dopo, perché l'incidente di Giunti ha fatto un po' da spartiacque tra un automobilismo d'una volta e quello più recente, perché i piloti sono stati messi di fronte un po' a delle responsabilità oggettive nel comportamento verso i loro colleghi e gli organizzatori soprattutto sono stati chiamati a essere più attivi e non semplicemente passivi quando c'erano situazioni di pericolo in pista. Poi ognuno avrà le opinioni ed è bene in questo ambito fare chiarezza e raccontare un po' tutto quello che è successo. Dico bene, Thomas, tu che hai la gestione delle immagini, guidami anche tu. Infatti Alberto, ti lasciavo parlare, ma direi partirei subito con un servizio, un video che ci riporta indietro di 50 anni e dopodiché direi che andiamo subito a bomba con Arturo e Andrea a commentare quello che andremo a vedere e anche le tante domande dei nostri amici. Se non fosse altro per l'età, va al dottor De Adamis, anche perché lui dialetticamente sa esprimersi meglio, hai capito? E racconta solo. E poi lo racconterò in modo, anche perché poi questo problema qui fu motivo, nonostante io fossi, come si suol dire, nella manica del papà di Alberto, da Marcello Sabatini di Autosprint, per un 7-8 mesi e non ci siamo più quasi neanche parlati, perché io ho espresso una mia opinione che poi lo dirò dopo in base all'incidente. Io adesso lascerei proprio che sia Andrea che è il più anziano, non solo per l'età delle corse, che deve qualche mese Arturo, non esagerare, ok? 3 ottobre tu? Arturo, come? Io 3 ottobre, tu? Io 11 marzo. Ah. Ma però attenzione. Dell'anno dopo. Sì, è vero. Però che io ho ancora 22 anni e 41 giorni di vita. Che cos'è questo? Senti. No, ecco, Thomas, volevo fare una premessina. Io ho finito la gara in quarta posizione, ero in coppia con Pescarolò, perché io sceglievo sempre compagni che non richiedessero il cambio del sedile, vedi Ronnie Peterson, Pescarolò con cui ho fatto tante gare, eccetera, eccetera. Quindi ho vissuto in diretta, scusa uso questo termine, ma stiamo parlando a livello televisivo, l'incidente, non l'incidente se stesso, ma Beltoise che spingeva la macchina. Ho visto poi, essendo l'unica 312 che c'era una 312 che bruciava, sono passato 4 volte prima che riuscissero a
spegnere l'incendio, ed essendo, vedendo poi passando in gara, vedendo che c'erano tanti infermieri, infermiere, dottori, ambulanze, capivo che il pilota era ancora legato alla macchina che bruciava. Deduzione di gara. Poi sai come siamo, dopo tre giri ti dimentichi che lì c'è una macchina che brucia, diventa un ostacolo della pista, punto, e il tuo cervello va in concentrazione sulla gara, perché non era finita, era, certo, c'è ancora tanto da correre in quel, dopo l'incidente. Ecco, allora vediamo subito quello che è successo, Thomas, a Buenos Aires, e poi parliamo. Sono pronto, ma vorrei fare una premessa. Veramente ringrazio Andrea e Arturo questa sera per un semplice motivo. Io anch'io nel mio piccolo sono stato pilota per tantissimi anni, ci tengo moltissimo affinché si porti avanti la cultura del motorsport in Italia. Cosa vuol dire questo? Anche raccontare la storia del motorsport a ragazzi che magari non erano, come anche il sottoscritto, ancora nati in quegli anni, questo ci aiuta a tramandare quello che è il motorsport, che è una disciplina, è una scuola, e spesso, se siete d'accordo con me, quando andiamo all'estero, in Inghilterra, in Germania, in Belgio, troviamo molta più cultura del motorsport, vuoi perché la televisione ne parla di più, vuoi per un motivo o per un altro. E quindi vi ringrazio moltissimo, perché stiamo facendo nel nostro, tramandando la cultura del motorsport. Io mando, detto questo, mando subito il video. Si è fermata vicino al box. Io non ho pensato che a questo. Spingendola potrò perdere due o tre giri, ma l'importante è portarla subito, al più presto, al box. Ho seguito l'istinto, perché un corridore in questi momenti giudica sempre per istinto. Toccava ai commissari bloccarlo, fermarlo. In certe situazioni forse si perde la testa e quindi spingeva la macchina per raggiungere il box. Quando Parks si è spostato per evitare la matra, lui se l'è trovata davanti. Dopo un attimo c'è stata la palla di fuoco. In questo rogo muore Ignazio Gini. Ma non ha avuto neanche il tempo di vedere e cercare una manovra. Fu tragico, perché purtroppo quando vedi il fuoco... Io passavo per due giri, ho visto la macchina che bruciava. I bomberos, i pompieri argentini, credimi, per l'epoca furono tempestivi, spensero subito il fuoco, ma io vidi Ignazio in una posizione tale, nella posizione di guida, che anche se non ero medico ho capito subito. Eccoci. Ecco, volevo spiegare prima una cosa. Questo video che avete visto montato anche con interviste fatte qualche anno fa da Andrea, ad Arturo e altri protagonisti, fa parte di un docufilm che avrà il titolo Siamo tutti giunti, preceduto dall'hashtag Siamo tutti giunti, e che uscirà prossimamente, realizzato da un videomaker italiano, Marco Gentili. E poi ne parleremo anche più tardi di questa opera destinata a ricordare Ignazio Giunti negli anni a venire. Però adesso parliamo un attimo di quello che è successo là. Arturo, tu aspettavi Giunti ai box perché doveva arrivare al giro successivo, vero? Infatti ti abbiamo visto in una foto, eri in casco e tuta, che assistevi impotente al dramma che si stava consumando. Era previsto dopo quanto tempo la sosta in box? Erano tre giri che io attendevo il rientro di Ignazio, perché adesso ci sarebbe da parlarne antecedentemente alla gara, di perché si è arrivati che ha preso il punti via Ignazio anziché io, perché noi, in origine dovevo essere io che avrei dovuto prendere i punti via, perché una volta deliberato
liberata la macchina tre giorni prima di Natale al Castellet, la macchina è stata imbarcata subito per l'Argentina, perché era un momento difficilissimo, quello, perché Forghieri doveva restare a casa, e qui vorrei fare anche un appunto ai pennivendoli, come li chiamavo io, i giornalisti, perché c'è delle scritture dove dicono che c'era presente Forghieri, ma non è affatto vero, hai capito? Come del resto il Del Monte, che scrisse quel libro famoso, il re di Maranello, con tante, e c'è una pagina... Arturo, aspetta, ti interrompo. Arturo, sentiamo male il tuo audio adesso, cioè, hai spostato il telefono? Posso prendere il telefono e buttarlo alla finestra? No. ti abbiamo un po' sentito un po' più lontano, diciamo. Forse perché ho il reflusso, non è il Covid, la mia tosse. Siamo più sollevati. L'ho preso nel 2016 vincendo la 24 ore di Daytona storica, tanto per farti capire, è ancora passato e mi ha fatto mille tipi di cure con questo bisogno. Stavo dicendo che Ignazio, allora la macchina già dalle prove non andava bene, aveva dei problemi enormi, tant'è vero che io sabato sera chiamai il grande vecchio a casa sua dicendo che io non avrei fatto la partenza, ma se proprio era necessario facevo i miei turni strettamente necessari, perché questa macchina a mio parere aveva dei grossi problemi che non sto adesso e non è nemmeno la sede per dirlo. Avvicinare più, forse sei troppo lontano dal telefono. Scusate, approfitto, ho visto una mia, Daniela Corbari, ma sei parente del nostro Corbari? Daniela Corbari, un saluto a tutti, ma sei legata al Corbari, direttore sportivo dei miei tempi, o pseudo direttore sportivo della... Ecco, pseudo direttore sportivo. È stato anche direttore del mio campionato di Formula 3000 a Corbari, quindi anche tra le varie cose, quindi per tanti anni... Allora ero un ragazzino, però sono passati così tanti anni che Daniela può essere sua figlia, non lo so, Sì. Anche nipote! Sì. Ecco, adesso tu non lo sentiamo. Abbiamo la conferma che è la moglie, Andrea, quindi un saluto alla famiglia. Daniela, allora cari saluti, ciao. Mi fa molto piacere, tra l'altro in linea anche Lino Ceccarelli, se non l'avete visto, tra l'altro ringrazio Roberto Piccinini di Apple Photo, nostro partner, ci segnalava che anche Lino Ceccarelli è in collegamento. Ormai Bar Motorsport è veramente un punto di riferimento. Ma sentite, Arturo, volevo fare due premesse per quello che poi dirò. Io con l'incidente di Ignazio ho sempre mantenuto un dato ragionamento e lo continuano a mantenere tuttora. L'avevo scritto, l'avevo dichiarato. Io ero molto amico di Ignazio, al di là che fosse un avversario in pista, però lui poi aveva la fidanzata a Milano, io allora vivevo a Milano, e quando lui veniva spesso a Milano a trovare Mara mi sembra, automaticamente andavamo alle volte fuori a cena tutti insieme, quindi c'era un rapporto extra corse abbastanza sentito. Poi sai, come sempre in gara è un avversario, e quindi non è che ti dice è un amico, cioè in gara non sei amico, è un avversario, punto. Però io poi ero in gara, ribadisco, quindi ho vissuto tutta la situazione. Io quando si parlava di Beltoise, tenete presente che voi nella vostra sigla avete un pilota che spinge la macchina e cade, credo fosse Detroit, la macchina aveva finito la benzina, anche lui me lo ricordo, ed era vicino ai box, vicino all'entrata. Beh, addirittura spingeva la macchina, nessuno l'ha aiutato o fermato. A quei tempi, avendo una macchina integra con solo problema benzina, era quasi automatico, diciamo così, che qualcuno, che il pilota, tendesse a cercare di arrivare ai box. Ecco, quindi, ma posso fare una domanda a tutti e due? Posso concludere? Posso concludere sì, un attimo. Sì.
Io sono passato tre volte con Beltoise, in gara con Beltoise che spingeva la macchina, e ho visto per tre volte le bandiere gialle. Quindi quando hanno poi fatto dei racconti le persone che erano all'esterno della pista, non corrispondevano alla realtà al 100%. Credo che lo stesso Lino Ceccarelli, che ha fatto l'articolo, fosse in un'altra parte della pista quando è successo l'incidente, perché lui andava a vedere anche dietro, adesso non mi ricordo i dettagli, però basta. Poi dopo affrontiamo il tema di quello che è successo e perché è successo, perché io col mio carattere sono sincero da un lato, trasparente, però sono uno che dice sempre quello che pensa. La mia posizione non è di colpevolizzare Beltoise, che ha fatto una cosa, tra virgolette, da pilota, ma voglio sentire l'opinione di Merzario. Lui sapeva benissimo che c'era dietro Giunti con la 312 e lui era con la 512 ufficiale che lo stava doppiando. Come mai, sapendo, avendo visto Beltoise, è scartato a 10 metri da Beltoise? Perché sapeva perfettamente che la vettura dietro di lui, Ignazio, non avrebbe fatto tempo, no, forse non pensava alle conseguenze così drammatiche, ma che lo mettesse in difficoltà, non lo so. Lo scarto improvviso che ha fatto, pur avendo visto Beltoise da tempo, non si è spostato improvvisamente, ha fatto uno scarto quando era impossibile per la macchina che seguiva riuscire a sua volta a scartare, punto. Stiamo parlando di Mike Parks, no? Che Mike Parks, sì. Quindi Arturo, che dice, è una persona da responsabilizzare, è morto anche Mike Parks per i fatti suoi, però se c'è un'entità da responsabilizzare, secondo me è Mike Parks, punto. Posso intervenire? Sì, certo, infatti volevo sapere da te, Arturo, il tuo punto di vista. Avete capito perché ho lasciato la parola di diritto all'anziano Andrea? Perché ha spiegato che in un modo fantastico la dinamica, perché tutti i piloti sono passati chi tre, chi quattro volte prima dell'incidente di Ignazio. Il problema, come io sempre ho sostenuto e ho dovuto litigare e fargliela digerire dopo sei mesi al babbo di Alberto Sabatini, a Marcello, perché lui era partito con un'idea per me troppo folle, dando la responsabilità a Beltoise, perché ricordatevi che all'epoca, se tu non portavi la macchina ai box, restavi licenziato, ma veramente, perché l'obiettivo era che fosse una Formula 1 piuttosto che un prototipo, piuttosto che un turismo. Figurati, nel turismo avete lì un'icona che è l'Andrea De Adamis, che con Nanni, con Giunti, con Dini ne hanno fatti di ogni, con le GTA, perché sono cresciuti con l'Alfa Romeo, mentre io sono cresciuto con Abarth, con un'altra mentalità da tedesco, mentre con Chiti si era più libertini. Per cui se c'è da dare una, tra virgolette, attenzione, di responsabilità, va data a Michele, a Mike Park, perché lui, per mettere in difficoltà l'avversario, perché sapeva che dopo lo scollinamento di dove fu l'incidente con Beltoise, c'era una piccola discesa e in fondo c'era una S e lì l'avrebbe sorpassato. Per cui lui, mettendo in difficoltà, senza pensare a quello che poi è successo realmente, e lì è venuto fuori il disastro. Ma anche Ignazio non immaginava, però doveva saperlo, perché erano quattro giri che lui aveva visto e notato, al di là che ci fossero due, tre o dieci bandiere gialle all'epoca. Poi, quando c'era un ostacolo che era diventato quasi fisso dopo un giro o due che i piloti ci passavano davanti, mettevano una bandiera gialla fissa per terra o al massimo sull'automobile, per cui era la norma, che poi era sbagliata, ma era così, e di questi incidenti ne sono successi parecchi, assai. Tu guarda Servoz-Gavin con l'occhio, tu guarda Helmut Marko, uguale anche lui a Clermont-Ferrand con la sassata di Grisemont, ma non è che uno faceva apposta a mettere le ruote metà sull'erba e metà sull'asfalto per tirare la sassata all'avversario. Era per cercare di mettere in difficoltà l'avversario, perché al di là che si fossero tutti amici, perché vi assicuro, prima della bandiera del pronti via, tutti si andava a pranzo assieme, c'è chi beveva il vino e poi c'era chi beveva il caffè con la caretta. Prima della gara, il vino.
Sì, ma era normale. Ma c'erano poi gli inglesi e i tedeschi col vino e con lo Steinegger, ma era normale, per cui anche qui ci sarebbe da fare una discussione, perché non è vero che un bicchiere di vino, due birre alterano il cervello di una persona. Ma dai, scherziamo. Allora anche i politici, e capisco perché sono alterati, perché bevono a tavola, e allora è uguale che un'automobile, se lo mettiamo su questo piano. Vabbè, ma non diamo messaggi sbagliati sul bere e guidare, perché adesso ci sono motivi di sicurezza, quindi però è persona strano. Che ubriaca è una cosa, una persona che beve, e poi dipende dal fisico. Per esempio, io che sono stemio assoluto, è chiaro che bastano tre gocce di cognac e sono già steso. Ma c'erano le persone che erano abituate a bere. Per cui, ritornando invece a bomba all'incidente, purtroppo la mia opinione scusate, è sempre stata quella di dare la responsabilità laddove fosse necessario a Mike Parks, mentre Ignazio Giunti, senza volerlo, senza saperlo, c'è cascato come un pollo. E questa è la realtà, solo che ha pagato troppo duramente una manovra che poteva essere evitata. Per cui vanno scagionati sia i bomberos, perché allora i mezzi di soccorso erano quelli che erano, gli uomini sulla pista per segnalare eventuali incidenti c'erano, il numero limitato, ma era normale, perché altrimenti vi racconto che a distanza di 20 anni al Nürburgring, che era l'eccellenza della pista dei tedeschi, con tanti di servizi, quando ci fu l'incidente di Lauda, il primo uomo di soccorso era a un chilometro. Allora vedi che erano già passati la bellezza di 20 passa anni, 26 anni, per cui non si può, a mio avviso, responsabilizzare gli organizzatori, Mike Pass, anche se indirettamente è stato colui che ha innescato l'incidente. Ecco, perché, ma posso farvi una domanda, scusa, a tutti e due? Era proibito o no spingere le macchine in pista se la macchina era proibito? No, non c'era niente di proibito. Di proibito era lasciare la macchina sul posto dove tu rompevi, perché tipo la targa Florio, se tu rompevi, non stavi a curare la macchina, tornavi, trovavi il telaio nudo, tanto per farti un esempio. Ma questo anche in Germania l'avevano rubato, cosa in Belgio l'hanno rubato, però poi è intervenuto Vaccarella e il dopo l'hanno fatto ritrovare il 12 cilindri Alfa, però scusami, tutta la macchina, Arturo, scusa Arturo, Andrea, scusa un attimo, ho letto una che diceva, ma se Giunti aveva visto le bandiere più giù, doveva sapere che c'era del tuo certo. Allora, un pilota, però quando... aspetta, perdonami, se no mi sfugge il filo del mio discorso. Ma voi dovete sapere che una settimana prima Ignazio, che pensava di fare tutta la stagione con la Formula 1 Ferrari nel 1971, gli è stato tolto il seggiolino da sotto il culo, perché doveva correre Andretti, e lì la sua rabbia del voler dimostrare che era sempre più bravo di tutti, come tutti i piloti del resto, perché ti diventa normale, ecco, e per cui lui non correva tranquillo, sciolto, perché il suo pensiero era che non poteva correre in Formula 1, quando invece l'avevano illuso da Maranello. Questa è la realtà. Poi, Arturo, al debutto Ignazio con la Ferrari a Spa mi sembra arrivato quarto, quindi aveva fatto anche un bellissimo risultato. Certo. Non c'erano le Mercedes, però c'era Clark, Gramil, Bruce McLaren, Reutemann, eccetera, eccetera. Vabbè, Clark, no, però scusami Arturo, volevo concludere un pilota, una delle capacità del pilota è la capacità di concentrazione. Quando Giunti ha visto Beltoise, come hai detto giustamente tu, però arrivato nel sedere della 512 di Michael Parks, lui a quel punto il suo cervello non pensava più a Beltoise,
pensava che stava doppiando Parks e, essendo più veloce in rettilineo la 512, cercava, certo, il punto migliore per superarlo, ma la sua testa aveva messo da parte in concentrazione Beltoise, era tutta proiettata sulla 512 davanti a lui. Ecco, io però vorrei, aspetta Arturo, vorrei aggiungere una cosa. Io sono entrato in possesso, grazie a una persona molto appassionata, della documentazione fotografica originale della Federazione Argentina che è servita per l'inchiesta sull'incidente di Giunti. Dopo vi manderemo in onda alcune di queste immagini. E si vede chiaramente qui, Andrea, tu che eri in gara me lo puoi dimostrare, che Beltoise non ha spinto in linea retta, ma siccome poteva sfruttare l'abbrivio di una lieve discesina, lui si impagava un po' con la macchina. Quindi i piloti un giro lo trovavano a destra, un giro lo trovavano a sinistra. Non era lui seguiva l'andamento della pista, che combinazione in quella curva era un po', diciamo, in pendenza verso dove Beltoise, aiutato dalla discesa, spingeva la macchina. Però senti, qui entriamo in dettagli in cui, come hai visto tu, addirittura Mansell sviene quando è arrivato in quel traguardo. Quindi pensa che fino a quel momento non sentiva la fatica. Quando è arrivato sul traguardo si è steso totalmente. Però scusate, voglio fare un intervento. Ciao. Quello che hai detto tu, Alberto, con queste fotografie documentate, è vero, ma attenzione, Ignazio Giunti, come tutti i piloti, uscivano da un tornante di prima, dove, per farvi capire, dove Capirossi rubò il titolo mondiale all'altro motociclista che lo sbatté fuori di pista, proprio in quel tornante lì. Arada. Ecco, vedi. Dove con la coda dell'occhio un pilota ha una panoramica di visura davanti a sé che neanche ve lo immaginate. Ignazio sapeva esattamente, facendo giro dopo giro, la posizione che avrebbe trovato la matra, perché era spinta, non poteva fare diversamente, capito? Per cui le bandiere gialle c'erano, e i soccorsi, sia in pista che... Ma i bomberos non si può fare, anche perché io ho una foto con dentro Ignazio, adesso io non so come fare per farvela avere con me di fianco, perché sono stato il primo a arrivare sulla macchina di Ignazio, perché ho già la tuta e il casco e mi sono potuto avvicinare. Però c'è quella foto, la vediamo, c'è qui una foto del genere, dove ti si vede vicino all'incendio. Era stata di schiuma e di antincendio, hai capito? Che è una roba impressionante. Ma detto questo, non è che io adesso voglio dare la responsabilità a Ignazio, che forse ha preso sotto gamba il problema, ma come giustamente ha detto Andrea, nella testa del pilota, in questo caso Ignazio, lui sapeva che quel problema della discesina lì scusate, era l'unico sistema per poter poi superare Mike Pascola 5-12, e poi gli avrebbe detto addio, perché dopo c'era il misto e avrebbe acquisito un vantaggio tale che Mike non poteva più fare nulla, come non hanno potuto fare nulla alle 917, perché correvano anche le 917. Ma l'ha doppiato, lui stava doppiando Mike Pascola, ti rendi conto? Dopo 38 giri, doppiare una macchina ufficiale della Ferrari guidata da uno dei top in quel momento, come Michael Parks. Quindi per Parks era un'umiliazione, anche agli occhi di Maranello, eccetera, eccetera. Anche sabato, se tu ricordi, Andrea, Fittipaldi sulla stessa macchina fece un volo della Madonna dopo il curvone dell'inceneritore. Hai capito? Sì, fu demolita in prova quella macchina proprio da Fittipaldi, allora, da Peterson, da uno dei due. Chi è che c'era? A me dispiace che ci sia un parente di Ignazio che ci sta ascoltando, perché stiamo parlando di realtà dei fatti e stiamo dicendo le verità di quel tempo e di quello che è successo a Buenos Aires. Quindi sapete, dovete pensare anche, pensate al famoso Williamson che è morto bruciato dentro la macchina Zandvoort
dopo che aveva superato l'incidente di Silverstone, dove io mi sono rotto le due gambe. Capite che si vedeva Williamson che cercava di uscire dalla March rovesciata e i commissari di percorso con gli estintori che non si avvicinavano neanche con delle fiammelline, e si fermò, chi era? Parley, quello che si fermò. Sì, Parley. Quindi noi vedevamo in diretta, o quantomeno la testa di Williamson che cercava di sgusciare fuori dall'abitacolo. Avesse avuto l'Alon si salvava. Però al di là di questi aspetti, io vorrei ribadire che la macchina che stava davanti a Ignazio aveva preso tutta la sua concentrazione mentale, eccetera, tutto il resto non esisteva, voleva superarla, anche perché se per Parks era un'umiliazione, per Ignazio era una... Ho doppiato la Ferrari ufficiale dopo che mi hanno stangato con la Formula 1. Pensate anche psicologicamente Ignazio cosa poteva pensare in quel momento. Quindi, messo da parte questo aspetto, tutto il resto è la realtà di gara. Se quando avete nella vostra sigla, se Mansell mentre spingeva la macchina fosse stato travolto, dicevate che era colpa di Mansell? Ve lo chiedo, sinceramente. Andrea, io volevo rivolgere a te, Arturo, una domanda un po', te la ribalto. È da molti minuti che ho questo pensiero ridondante. Un Mike Parks, secondo voi, può avere qualche rimorso di coscienza? È morto Mike Parks. No. Sì. No, vabbè, ma voglio dire, l'avrà avuto. È questo. Senti, la mossa che lui ha fatto, non posso dimostrarlo, non c'è che c'è la telemetria del cervello di Mike Parks, però è una mossa, lo ribadisco, che non mi è sembrata così improvvisamente, pur avendolo visto da lontano lì davanti, una mossa un po' avventata, quindi non è una mossa, non posso dire non ragionata, ma che ci fosse un risvolto di dire adesso ti giri, scarti, freni, blocchi, ti spaventi, una componente nella tua testa, perché era da due giri che Ignazio era dietro a Parks, non è che era l'ha preso lì, era già un pochino che non riusciva a passarlo, e come ha detto giustamente Arturo, aspettava il misto perché lì era molto più agile, più veloce la 312 quanto fosse la 512, però la 512 aveva tanta accelerazione, e in uscita di curva guadagnava quei metri che poi rendevano difficile il sorpasso alla prima frenata dopo il rettilineo. Però questo è. Però se esistesse un dopo vita, Mike Parks in cielo un po' di rimorso ce lo dovrebbe avere. Sì, però non voglio giustificare Michele, però lui si è reso conto che non c'era più attaccato alla sua coda Ignazio, credo dopo la S in discesa, perché prima lui era concentrato per non farsi sorpassare, e la 312P, che era molto più bassa rispetto alla 512, era un attimo, perché poi tu, Andrea, mi spieghi, sai che avevamo degli specchietti che erano quelle delle bambole, per cui era fuori campo e lui si sarà accorto prima del curvone dell'inceneritore a destra, che non si è visto come era magari successo i giri precedenti, l'affiancamento di Ignazio per cercare di infilarlo all'ingresso del curvone dell'inceneritore. Io sono convinto di questo. È stato un incidente di percorso, come ne sono successi tanti dagli anni 50 fino all'80, perché dopo c'è stata una rivoluzione sia di sicurezza, e poi non voglio entrare nel merito per una questione economica di Ecclestone, di Mosley, eccetera, eccetera, che ha rivoluzionato nel bene fino a un certo punto, e adesso nel male, perché il motorsport del Formula 1 è diventato un disastro da 20 anni a questa parte, 15 anni a questa parte, perché non è più uno sport, ma è una competizione tra aziende fatta al muretto. Senti, vedo anche la battuta di Emanuele che dice: Pirro, contattatemi via audio perché sono a letto e non posso fare il video. Senti, però vorrei due domande. Il miracolato di tutto è Beltoise.
lui stava, spingeva da dietro per 30 secondi e poi si spostava 5 secondi al volante. Lo ha preso Ignazio proprio in quei 5 secondi. Proprio sì, è rimasto appunto. Secondo, avete mandato una mail di uno che dice ma la 512 Chinetti, ma non sono riuscito a leggerla tutta. Me la rimandate, per favore? Perché ha fatto un'affermazione che non sono riuscito a completare. Ecco, Parso non guidava una Ferrari ufficiale, ma era la scuderia Filippi. Non c'erano 512 ufficiali in quella, l'unico ufficiale era la sezione di Ignazio. Vabbè, scuderia Filippinetti. La Ferrari in quel momento credo fosse anche nella polemica del fatto Formula 1 eccetera, quindi alle volte usava Chinetti, ma Chinetti di fatto era una macchina ufficiale, non è che, ok, quindi vabbè, in ogni caso quello è. Thomas, scusa Thomas, Andrea, volevo specificare una cosa. Parks guidava una 512 privata, è vero, della scuderia Filippinetti, ma era la 512M, la versione migliorata e modificata, come dice la sigla, che aveva tre mesi prima vinto la 9 ore di Kyalami proprio con giunti a Kyalami. Quindi quella macchina era piuttosto competitiva e Parks comunque era un pilota di alto livello perché aveva corso in Formula 1 per Ferrari qualche anno prima. Quello che volevo farvi vedere, stavo sfogliando, questo è il librone, la collezione di autosprint dell'epoca. Questo è il numero successivo alla domenica della morte di Giunti, dove c'è un'intervista a Parks che dice, leggo testualmente, scusate se tolgo lo sguardo dalla telecamera per leggere, dice: la colpa è dei commissari, hanno fatto un grosso errore, dovevano intervenire per aiutare Beltoise a spingere la macchina fuori pista, si sono lasciati prendere la mano dagli avvenimenti. Io stimavo e amavo come un fratello Giunti, ho visto nello specchietto quando sono passato la palla di fuoco e il cuore mi si è quasi fermato per l'angoscia. Ecco, questa è la testimonianza di Mike Parks la settimana dopo la gara. È chiaro che un po' di parte, parliamoci chiaro, cosa volevi che dichiarasse? Ho scartato all'ultimo momento per mettere in difficoltà Ignazio? Scusa, Quello che voglio dire è che mi sembra che sia emerso dopo da tutta la situazione all'epoca è che alcune persone, questa è la copertina di Autosprint del weekend della gara, quello è in bianco e nero perché all'epoca le lavorazioni a colori delle fotografie si potevano fare con alcuni giorni di anticipo e questa fu fatta la domenica notte, invece questa è quella della settimana successiva. Quello che volevo dire è questo: una parte dell'opinione pubblica e degli addetti ai lavori si è schierata contro Beltoise, tra cui Autosprint, diretto a mio padre, che ha fatto una battaglia contro l'irresponsabilità di Beltoise. Voi piloti vi siete schierati più o meno un po' tutti a favore di Beltoise, dicendo spingere la macchina è una cosa che il pilota fa perché deve portare la macchina al traguardo in qualsiasi maniera. È nella natura del pilota fare di tutto per continuare la gara oltre ogni possibilità, dico bene. La federazione francese ha difeso il suo pilota e si è schierata contro la federazione argentina. Altri hanno dato la colpa proprio agli organizzatori, ai commissari e al direttore di gara che era Juan Manuel Fangio, 5 volte campione del mondo, forse il pilota più esperto e capace della storia del motorsport. Quindi c'è stato un concorso di colpe incrociate che le varie fazioni si sono rinfacciate l'un l'altro. Mi pare che sia emerso questo e non è emersa una responsabilità unica e singola, no, alla fine. Ma non può esserci. Alberto, non ecco. Può esserci. Posso parlare? Prego. Certo, certo. Tu prima hai citato una dichiarazione di Michele, perché noi Maranello chiamavamo Michele e se lo chiedi alla Brenda ti dirà anche il perché, dove lui dice che ha visto una palla di fuoco. È impossibile, perché quando Ignazio ha tamponato involontariamente la parte posteriore sinistra
dalla matra di Beltoise che rimase, scusa l'errore, rimase con le mani quasi attaccate al volante ma senza automobile, ci ha impiegato più tempo la macchina, la Ferrari, arrivare giù in fondo a metà discesina, dove io ero già lì pronto per salire, e Michele era già alla curvone dell'inceneritore, per cui vedi che già lì lui ha detto una cosa non vera, hai capito? Non ho detto sbagliata, non vera, perché era impossibile che lui avesse visto la palla di fuoco. La palla di fuoco l'hanno vista solo coloro che erano ai box, che attendevano le macchine per segnalargli le loro posizioni, eccetera, eccetera, compresa la squadra Autodelta dove militava l'Andrea, hai capito? Questa è la realtà, per cui vedi che ogni pilota cerca sempre involontariamente, anche laddove magari non è certo, di dire una cosa per un'altra, perché l'angolazione di vedere un incidente su 10 persone, 11 sono discordi dall'altro. Ecco, però siete d'accordo nel pensare o nel dire che quella vicenda ha un po' cambiato le regole non scritte, ma il codice etico del motorsport? Cioè i piloti hanno cominciato a rispettarsi un po' di più fra loro, la federazione essere più incisiva o no? Perché i piloti si rispettavano allora, quando uno si entrava in frenata all'interno nessuno cambiava traiettoria, non c'era il concetto come oggi di cambiare almeno solo una volta, dire oggi i piloti non si rispettano più l'un l'altro, tutti quelli che sono davanti, arriva uno più veloce dietro, cercano di bloccarlo, di dargli fastidio, di tagliargli la strada, non c'è rispetto umano. Noi ai nostri tempi andavamo con il Grand Prix Driver Association, andavamo sempre a mangiare prima di Natale tutti insieme in Inghilterra, quindi c'era un rapporto umano. Ti ricordi, Arturo, le feste a Olonne Villar organizzate dalla Marlboro, che facevamo le gare con gli skidoo, le motoslitte, eccetera? Cioè erano momenti in cui il rapporto umano era equivalente al rapporto agonistico. Oggi non esiste più. Oggi hai dei piloti che se li incontri per la strada non sai neanche chi sono. Cosa vuoi che abbia cultura automobilistica e rispetto degli altri piloti, così che dal go-kart dove fanno sportellate sono passati alla Formula 2, se va bene, e alla Formula 1? Non c'è cultura umana, punto. Guarda, è vero. E Arturo, tu che dici? Purtroppo è così. Io continuo a sostenere che da 20 anni a questa parte il motorsport, e purtroppo anche le moto, la MotoGP sta prendendo un brutto andazzo, perché ormai gli interessi del muretto, adesso io chiamo muretto per non stare a dire l'ingegnere, il direttore sportivo, il muretto la fa la grande, sono loro che decidono cosa fare, cosa non fare. Credetemi, anche il perché non c'è più le sportellate, le ruotate, perché al muretto dicono al pilota: guarda che se tu stacchi una sospensione costa 300.000 euro perché va messa la macchina alla galleria del vento. Alla nostra epoca tu davi una ruotata al sabato pomeriggio, i ragazzi facevano la notte con il sorriso sulle labbra per mettere in condizione il pilota, il quale poi saliva in macchina e capiva la fatica che fecero i meccanici tutta notte per poterti schierare o quantomeno fare il warm up alle 9 del mattino, proprio perché c'era questo spirito proprio della competizione e dell'umanità, quello che non c'è più da 20 anni a questa parte. Ma questo, purtroppo, io gli voglio un sacco di bene a Bernie, a Eccleston, ma è stata l'innovazione economica da parte dei garagisti inglesi, come diceva il grande vecchio Maranello, ma che comunque con gli anni ha rovinato il motorsport, perché poi danaro fa danaro, interessi fa interessi, e sono passati da cosa bella, cominciando alla presidenza di Max Mosley, dove lì fecero davvero delle innovazioni
di sicurezza sia per le piste che per i piloti, fino all'esagerazione. Questa è la realtà e non credo ci sia alcuna persona che mi può contestare. Certo. Arturo, Andrea, mi spiegate una cosa? Io ho una curiosità che ho in testa e che non riesco a risolvermi. L'incidente di Giunti è stato reso più drammatico dal fatto che lui ha urtato col lato destro della Ferrari il posteriore sinistro della Matra. Il posto guida della Ferrari era sul lato destro. Se voi vedete, vediamo se la regia riesce a mettere la foto della macchina distrutta dopo l'incidente, il lato sinistro è quasi intatto. Come mai il posto guida in quella Ferrari prototipo era, in molte macchine a corsa, era a destra invece che a sinistra, come si usa adesso, come è di regola? No, la guida a destra è sempre stata nelle macchine da corsa, soprattutto nei prototipi. Perché ti spiego qual era il problema. Tutti pensavano che era per favorire gli inglesi, perché loro viaggiavano a sinistra. Non è vero. Le piste, il 99,99, le puoi contare sulle mani che girano sinistrose, se non in Stati Uniti. In Europa si gira sempre a destra. E con la guida a destra, il peso del pilota a destra, vuol dire che l'80% delle curve è a destra, per cui la forza di gravità e il peso per tenere la macchina saldamente sull'asfalto era di poter portare i pesi a destra, e questa è la realtà, hai capito? Anche l'Alfa Romeo a un certo punto, che era sempre stata con la guida a sinistra per Monza o altre piste, ha messo la guida a destra, solo che non c'era lo spazio poi per fare il cambio a destra. E quindi automaticamente, avendo modificato la macchina originale, hanno lasciato il cambio in centro. Quindi dovevi cambiare con la mano sinistra, ma non avevi quella feeling, diciamo così, hai capito, con la mano sinistra per le cambiate di marcia. Anche perché era rovesciato, mentre eri abituato tutta la vita a mettere la quinta o la sesta verso destra, lì dovevi invece tirare verso tre, avevi la prima a sinistra e poi passavi con le marce tirandole verso di te e non ti trovavi sempre bene. Però al di là di questi aspetti, purtroppo, cosa fatta capo A, non so come si dica come battuta, però oramai la cosa è andata così e purtroppo non si può tornare indietro. Ecco, ma Ti racconto un aneddoto di questo problema guida a destra, cambio a sinistra, perché era nel tunnel. Quando io provai per la prima volta la 212 Ferrari a Modena e feci subito il record con la macchina di Peter Shetty, cos'è successo? Che alla curva della caserma, invece di fare, come giustamente ha sottolineato Andrea, la quarta quinta tirando verso il pilota perché la guida era a destra, mentre io ero abituato con le altre guida a sinistra, ho fatto quarta, terza e ho cominciato a pirotare, che mi sono fermato al cancello prima che uscissi e facessi la fine di colui che è morto qualche anno prima, hai capito? Caspita. Proprio per della mia testa era in un altro modo, come giustamente ha sottolineato l'Andrea. Ma quindi voi, specialmente anche tu Andrea, passavate così facilmente da una macchina con guida destra a una con guida sinistra, da un cambio a sinistra a destra? Avevi tutte le prove, tutto quanto. Ricordati un altro aspetto, ricordati chi è stato dei piloti Ferrari, chi è stato, non mi ricordo più se era Massa, Barrichello, che frenare col piede sinistro quando non c'era più la frizione non c'è riuscito per un anno. Era Alesi che ha sempre avuto la pedaliera a tre pedali. Ma mi sembra anche uno dei due brasiliani. Anche Barrichello, confermo, anche Barrichello ha ragione Andrea, frenava col destro inizialmente. Perché non aveva il feeling col piede sinistro di dosare la frenata, hai capito? E quindi va bene in ogni caso, dai. Sai, io a un certo punto, dopo l'incidente, un altro problema, dopo l'incidente a Silverstone in cui ho rotto tutte e due le gambe, in modo normale il ginocchio e la tibia sinistra, ma molto male l'astragalo del piede destro.
che ai miei tempi era quello che dava il feeling con l'acceleratore e con la frenata. Ho fatto ancora un anno il 74 con i prototipi, perché con i prototipi non vai al limite frenato che so altro come con la Formula 1, però con la Formula 1 avevo l'opportunità, avendo lo sponsor Pagnossin di quei tempi, avrei potuto trovare un sedile, però non me la sentivo col piede destro. Però nel 74, pur lavorando solo con i prototipi Alfa Romeo, ho battuto nel campionato italiano assoluto Merzario, che correva con la Ferrari. Merzario, Arturo, conferma. Silenzio a sé. Cos'è successo? No, ho detto che nel 74, pur facendo solo prototipi, ti ho battuto nel campionato italiano assoluto. Io ero solo Alfa e tu eri Ferrari. Macchia nera della tua carriera. Non, no comment, quindi assenso confermato. Assenso consenso. Invece, scusate, vi volevo chiedere, visto che abbiamo esaminato l'incidente, quella drammatica domenica in ogni sfaccettatura, ma voi invece Ignazio Giunti pilota come lo ricordavate? Tu, Arturo, hai corso con lui quella volta e qualche altra volta. Tu, Andrea, lo conoscevi dai tempi dell'Alfa, della GTA, dove lui è iniziato la carriera. Sono andato, siccome ho letto degli articoli, mi sono andato a cercare tutte le cose. Lui correva inizialmente con una Alfa GTA preparata da Angelini a Roma, mi sembra, esatto, si chiamasse Angelini. E siccome andava forte, però io non ho mai avuto una gara contro Giunti con le GTA. Io mi ricordo l'unica volta che ho corso contro Giunti è stata con la 33 2000 a Vallelunga nel 1969. Ah, con la GTA non vi siete sfidati. Ho sbagliato. Con la 33 2000, che era il primo prototipo 67 che aveva fatto, che tra l'altro non aveva, però avevamo due macchine di Autodelta uguali giù là e abbiamo fatto, si chiamava credo Trofeo Bettoia, perché era sponsorizzato ed era un'ora di gara nella Vallelunga vecchia, il corto, non c'era ancora l'allungamento. Basta. E tu, Arturo, invece le tue sfide con l'Abarth contro l'Alfa? Vabbè. Lui aveva un 2000 e dava in certe piste tipo Bransaccia eccetera, dava fastidio a noi con le 3000, ma in salita soprattutto fu epica la gara della Sila, dove tutti pensavano che Ignazio vincesse alla grande, mentre invece ha vinto Peter Shetty con l'Abarth nel 68 e io secondo e terzo fece Ignazio, dove ci fu tutta una storia dopo a posteriori, perché avevano attraversato la strada, perché qui, perché là, per favorire le Abarth, perché a Cosenza tu devi sapere che c'era la famiglia Scola che era l'icona dell'Abarth, per cui tutti hanno pensato che fosse stato degli amici e dei compari della famiglia Scola a far sì che mettessero in difficoltà Ignazio con 33, perché si faceva questa gara Coppa Sila che era famosissima, dopo quella di Rende dalla parte opposta della Sila, ma non fu questo il problema. Ignazio arrivò terzo, punto. Bei racconti e belle storie, pensando anche a questi trucchi che si potevano usare all'epoca, no? o si immaginava che qualcuno usasse. E trucchi, secondo voi? Io l'ho subito alla Bologna Raticosa il debutto con la 2000 Abarth, perché all'ultimo tornante ero in testa davanti a Shetty e a Horner e guarda caso mi si sono attraversate due persone, io non so se hanno fatto apposta, se non d'accordo eccetera eccetera, io dovetti frenare, nel contempo feci un testa coda e arrivai terzo a 3 secondi. Se tu calcoli su 32 chilometri di gara, che era Bologna Raticosa e si passava da Monghidoro davanti alla casa del Morandi, per farti capire, era una cosa importante, hai capito? Però le cose erano così,
poi col sorriso sulle labbra si andava tutti a mangiare il prosciutto piuttosto che i fichi. Ignazio, però scusami, hai menzionato le persone che ti attraversavano. Targa Florio Bonfornello, quando avevi tutta la media della Targa Florio 50 di media, poi Bonfornello arrivavi a 290 all'ora in fondo a rettilineo, tant'è vero che avevamo le prime, c'erano 5 marce allora, 4 marce tutte vicine per la parte mista, diciamo, dei 73 chilometri, e poi per il rettilineo mettevamo la quinta cadendo di 4000 giri, e poi, però dove c'era il distributore Agip a metà il Bonfornello c'erano i ragazzini tipo i Tori, sai, a Siviglia, che attraversavano la strada camminando lentamente, con tu che arrivavi a 290 all'ora, hai capito? E ti arrivavi lentamente, e tu figurati, non staccavi, se uno di quelli fosse inciampato diventava drammatico per te pilota con la macchina e per il ragazzino, però cosa facevi? Staccavi in rettilineo? Te lo ricordi i ragazzini che attraversavano, Ignazio, Arturo? Anche perché quello che fecero i ragazzini sul Bonfornello davanti all'Agip, al passaggio lì prima del Ponticello, sì, c'era gente che lo faceva a Cerda, ma un giorno nel paese a 100 all'ora, che se non si spostavano li stiravi, e non è che facevi tanto, almeno io nella mia testa non è che me ne facevo più di tanti di problemi, perché ero abituato nelle gare in salita che tu o ci avevi inculcato nella tua memoria veramente con la strada, altrimenti con la nube di persone che chiudevano la strada e si aprivano come quando arrivavano le biciclette, cioè il Giro d'Italia, per cui tu dovevi tenere, ma con la differenza, come giustamente dice Andrea, al Bonfornello solo respirare, se toglievi il gas avevi già perso 5 secondi, per cui sì, tu assolutamente tenere giù fino al Ponticello, che io lo feci 3 volte in pieno il Ponticello, perché nelle due strade si creava un tunnel di aria che bastava un niente, che la spalletta e tu eri già belle che morto prima di arrivare alla cabina dell'Enel. Era lì davanti la cabina Enel. No, ma Arturo, scusa, visto che siamo usciti, io Targa Florio, ci si rende conto oggi, quando ho raccontato, faccio vedere delle foto ai piloti moderni, non ci credono che uno corresse con un prototipo 3000 alla Targa Florio. Io ho corso anche quando corse la Ciappara, quella con l'alettone G-Mall, no? Ti ricordi? Certo. Che logicamente andava piano perché credo avesse bisogno di una strada doppia. Però quello che mi ha sempre impressionato della Targa Florio è che tu avevi le persone in fondo al rettilineo di Bonfornello, arrivavi a 2,90, le persone sedute sul muretto davanti, dove con le gambe verso, ogni tanto qualcuno andava dritto e picchiava lì dentro, però non c'è mai stato un ferito. Per me qualcuno, non dico chi e come, faceva sparire e tacitava le famiglie, perché era impensabile che avessero il tempo di togliere le gambe se tu andavi lungo a 280 all'ora, hai capito? Questo anche è perché e a poi lunedì dico, aspetta Arturo, chiudo. Poi la prima volta che sono andato alla Targa Florio, con la mentalità di non esperto, non avevo un tutor, col pennellino, con un barattolo di vernice pennellino, mi ero fatto dei segni sui paracarri, sul cartello, eccetera, senza rendervi conto che poi in gara le vetture della folla tappava tutto, non vedevi più niente, cambiavano perfino con i loro parcheggi le traiettorie delle curve, hai capito? Non potevi andare alla corda perché c'era magari una 500 parcheggiata col muso in mezzo alla strada. Arturo, ti ricordi? Come? C'erano 500.000 persone, spettatori. Sì, sì, pazzesco. Vabbè, dai, gara veramente. Ho delle foto anche quando passavi a Collesano, quei posti lì, che a parte cioè, hai capito, ti domandavi come facevano a fare la gara lì, insomma, ok? E quando Sicilia, con la 33 TT3 è uscito di strada in un punto in alto, sono dovuti andare i
da un lato con l'elicottero dei carabinieri, perché due li ha lasciati lì a presenziare la macchina, come ha detto Arturo, se no spariva tutto. Sì, sì. Però d'altra parte era impensabile, se avesse avuto bisogno di un'assistenza medicale Regazzoni, non aveva nessuno. Infatti Brian Redman ebbe un incidente, rimase bruciato in viso e fu soccorso abbastanza in ritardo, mi ricordo, mi ha contato tutta, sì, tutta la vicenda. Perdonami, non era una mancanza dei soccorsi, era le gare erano fatte così, cioè io mi ricordo che una battuta di Carl Abarth all'inizio della mia carriera nel 67, quando ho iniziato a correre per Abarth, che mi disse: ostia Madonna, ricordatevi che mia macchina non è fatta per andare contro muro, per cui arrangiatevi. Beh, Carlo Abarth era un po' così, eh? Oh. Vabbè. Era una lezione di vita e di guida, insomma. Beh, senti, noi abbiamo corso in piste che oggi, sai, io ero in gara quando Marco ha preso il sasso al Clermont-Ferrand, perché Arturo ha detto nessuno lo faceva apposta, ma quando si correva per Gusa, quando non c'erano ancora le chicane, quello davanti, era tutta una gara di scia, quelli davanti andavano apposta nel ghiaino con le ruote interne, sparando sassi a quelli dietro, oltretutto avevamo delle visiere, non con l'Hexa, visiere che facevi così e la rompevi, per cui se prendevi un sasso lì avevi eliminato un concorrente, quindi a Marco c'è una roba del genere. Ma Monte Carlo, oggi Monte Carlo c'ha i cordoli, i marciapiedi smussati, ai nostri tempi i marciapiedi erano a 90 gradi con spigolo tagliente, non è che oggi tu sali sui cordoli non, praticamente... non solo, e poi con l'avvento dei cerchi al magnesio si incendiavano quando prendevi lo spigolo del marciapiede. Sai, tu devi pensare che io ho corso con la 33, la prima, la 2000, che aveva tutto il, la, diciamo, il telaio in magnesio e forma di U, e quando, mi ricorderò sempre, prese fuoco la macchina di Jean Roland da qualche parte, adesso non mi ricordo, a Montlhéry, che eravamo andati a fare le prove, dopo non la spegnevi più, perché sembrava spenta con l'estintore, appena smettevano con l'estintore ripartiva il fuoco così, quindi abbiamo vissuto dei momenti che oggi se li racconti non ci crede nessuno. Senti, volevo il Nürburgring, quando Nanni Galli volò fuori con la GTA nella curva a 90 gradi che dal misto entrava nel lungo rettilineo, no? E lui andò fuori lì con la GTA finendo nel bosco e la macchina rimase lì. Quando arrivarono i soccorsi, ma dopo tempo, non lo trovavano più e continuavano a cercare in giro, perché lui nel frattempo era andato sulla provinciale sotto, che era 20 metri sotto, ed era andato con l'autostop ai box del Nürburgring in vecchio stile. Ti rendi conto? Oggi non è concepibile, no? Con l'autostop e i soccorsi non lo trovavano più. Pilota che col casco fa l'autostop, è stupenda. Storie bellissime, vi ascolterei per delle ore. Beh, ricordati a Monza Deserti, scusami, quando in prova con la P3, con la P2 e la P3, lui sbagliò la frenata, perché dovevi frenare, non c'erano chicane, del curvone dopo i box, che dovevi scalare una marcia con la P3 Ferrari, e lui toccò l'erba, e non c'era guardrail, c'era solo il bosco con gli alberi, però c'era un viadotto che attraversava a 90 gradi la pista, che era un metro e mezzo di scolo delle acque. Lui col muso si infilò lì dentro, la macchina si ribaltò e lui rimase dentro e prese fuoco. Quindi sono tutte situazioni che oggi sono non pensabili. Cioè pensa con le macchine di oggi, Villeneuve sarebbe vivo, parliamoci chiaro. Ok, certo. Tanti piloti che sono morti ai nostri tempi, oggi sarebbero vivi con le macchine di oggi. Arturo, ti volevo chiedere una cosa proprio a proposito di questo. Noi sappiamo, è stato appurato con certezza, che insomma che Ignazio non è morto per via del fuoco. Il fuoco è stata una drammatica coreografia. Come? Per la decelerazione immediata dall'impatto.
Esatto, per la decelerazione immediata, quindi di fatto è deceduto sul colpo. Ma nelle foto le cinture avevano retto in quell'incidente oppure no? Perché la documentazione degli argentini solleva il dubbio che ci fosse stato un difetto nelle cinture di sicurezza della Ferrari. No, perché io la foto con Ignazio dentro, innaffiato di scimogeno, con ancora attaccato le cinture, perché dal 1970 divennero obbligatorie dalla prima gara di Le Mans, la 24 ore, sia lo stacca batterie, che faceva partire anche le cinture nell'abitacolo, e le cinture di sicurezza. Tanto è vero che alla 24 ore del 70 io ero già in macchina legato, posizionato e tutto, e la corsa attraversando la pista per dare il contatto la fece Regazzoni, nel mio caso, perché era il mio coequipier, hai capito? Io non so l'Andrea che ci fu. Ecco, posso aggiungere, allora io ho corso tante Le Mans, sono arrivato quarto assoluto nel 72 mi sembra, ed ero sempre in coppia con non mi ricordo con chi ero in coppia, forse ancora con Pescarolo, ma al di là di questi aspetti, io ho corso alle Mans quando non c'era le chicane, passavi davanti ai box, la curva Dunlop dopo i box era quella più delicata di tutte, no? Però io sono partito correndo io e saltando in macchina, e poi noi non allacciavamo le cinture prima di partire, le allacciavamo nel rettilineo subito dopo la partenza, per cui facevi un tratto di gara. Poi ci fu un incidente con non mi ricordo che pilota che dopo le curve miste che mettevano sul rettilineo volò fuori strada all'indizio del rettilineo e si morì perché non era legato. Allora sì, la partenza con pilota che partiva già legato tutto eccetera, non staccata la batteria dell'elettricità centrale, correva il coequipier, attraversava, metteva in carica la batteria e allora tu potevi accendere, partivi ma già legato. Quindi uno attraversava la pista e l'altro guidava. Sì, però se uno di quelli che correva, quello il tuo compagno, scivolava, tipo i ragazzini del Buon Fornello, scivolava e si fermava, cadeva un attimo la pista, c'era gente che era già partita, lo tirava sotto, non pensare che avrebbe potuto vedere, perché dovevi guardare le altre macchine che partivano, no? E poi ho fatto anche la partenza lanciata, che logicamente era meno spettacolare, però certamente era più sicura, insomma. Anche alla 24 ore di Daytona, sempre con la 33, mi sembra che fossi con Nanni Galli, non lo so, siamo arrivati quinti assoluti, quindi cioè, tante gare finite, perché è una carriera abbastanza lunga, tante gare finite che sono un capitale di ricordi, di esperienza impressionante. Io vorrei farvi questa domanda, no? Il papà di Alberto, proprio Marcello, vi definiva cavalieri del rischio, e ve lo chiedo perché anch'io, nonostante tutto, ho provato dei sentimenti simili. Con quale spirito tornavate in macchina subito dopo un incidente come quello di Ignazio Giunti, che avete visto coi vostri occhi? Vi dava in qualche modo uno scompenso emotivo questo? Senti, allora, io porto un esempio. Mi ricordo una volta con la GTA in Belgio, che poi ho vinto la gara che era Coppe del Re, una roba del genere, avevo un mal di denti impressionante, ma proprio mal di denti, e non è che potevo prendere, non c'era neanche il Voltaren allora, non potevo prendere. Allora, nel momento in cui mi sono seduto in abitacolo e ho acceso il motore, non ho più sentito dolore ai denti. Quando ho finito la gara, mi è tornato il dolore ai denti. Quindi capisci che il tuo cervello, dopo, l'avevo anche già detto, dopo tre giri, la macchina di Ignazio che bruciava, purtroppo, era diventato un ostacolo della pista. Non lo vedevi più come era l'Ignazio. Non hai lo spazio nel cervello per avere anche i sentimenti, tra virgolette, aperti. Punto. No. Senti, quando parlano di coraggio dei piloti, se tu avessi coraggio vuol dire che avresti anche paura. E quindi coraggio batti la paura. Ma se sei uno che ha paura, non arrivi in Formula 1. Quindi il coraggio non esiste inteso come uno... Cioè, io dovrei aver coraggio per fare il rubber jumping, lì, come si chiama quello con l'elastico. Il bungee jumping. E anche mi dessero 10 milioni di ingaggio, 10 milioni di...
non lo farei neanche appunto a cifre di quel genere. Anch'io sono d'accordo. E allora dovrei avere, non sarebbe, allora, se tu non hai paura e dici ho il coraggio di superarla, sei un incosciente, non sei un coraggioso, chiariamo. Bella questa, mi piace molto questa tua disamina, Andrea, e io vi devo dire, vi ho fatto questa domanda per un motivo, proprio nello specifico io ho perso in Formula 3 un carissimo amico che era Alfredo Melandri, e io correvo in Formula 3000, e questa cosa per un attimo per una frazione di secondo, devo dire, nella mia mente ho pensato mi ritiro. Poi fra me e me ho detto, ma sicuramente il mio amico Alfredo Melandri non vorrebbe che io mi ritiri, ma anzi vorrebbe che io continui a correre per portare avanti anche il suo nome, la nostra amicizia, e così ho fatto. Però per un attimo in testa qualche pensiero l'ho fatto, ecco. Ma quello che tu hai detto è fantastico, Andrea, direi che ha spiegato molto bene. Ricordiamo sempre la scuderia De Adamis, è grandioso. Guida sicura e guida sportiva, grazie, un minimo di promozione, dai, che la mia vita ho mantenuto rapporto con il mondo del motore, quindi Andrea, che la scuderia De Adamis è amica e qualcosa anche di più di Bar Motorsport, e verremo a fare dei servizi dal vivo appena, speriamo, la pandemia ce lo consentirà e anche la stagione volgerà al bello. No, ma io lo dico già in diretta, so più ad Alberto che a te, vabbè, a te perché sei il coordinatore del tutto, però avendo anche una rivista eventualmente alle spalle, io vorrei mettere almeno un 3 corsi di guida sicura sportiva, sì, Alfa Romeo qui a, sì, Varano, ospiti full credit tra virgolette, come, non so, trovate un mezzo che non sia un concorso, certo, la mail più un'iniziativa, un gioco, un contest, approfondite voi quale può essere la classifica per dire i primi tre, i migliori eccetera, e poi, sì, logicamente tutor del corso ci mettiamo Arturo, Fantastico. È tornato Arturo, hai avuto un problema col telefono? Sono riuscito a rimettermi in pista. Grande, vedi? Abbiamo fatto diventare Arturo un mago dei social stasera. Questo è non so come ho fatto. Senti, Arturo, se vieni anche tu a fare la tutorship, io ho due persone che sono miei dipendenti, che sono esperti, professionisti dell'internet, wifi e tutte le utilizzi di cellulare, ti fanno parallelamente la sera dopo cena, sì, ma sicuramente che ci sia tutto. Un gettone di presenza va bene, dai congelato, si è frizzato, non ha problemi di pettinatura o no, vedo. No. Volevo, come? Scusate, io volevo tornare a farvi una domanda su Giunti, visto che siamo una serata anche dedicata a lui, insomma, lo spunto con cui abbiamo cominciato, ma tutti e due, Giunti era nato e cresciuto come pilota di sport prototipi e con quelle macchine che ha ottenuto i risultati migliori, poi è arrivato in Formula 1 timidamente, ha avuto l'opportunità di correre per la Ferrari in Formula 1, ha subito debuttato benissimo a Spa, che era la pista più tremenda di tutto il mondiale Formula 1, perché ricordiamo era la vecchia Spa, quella di 14 chilometri. Ma secondo voi Giunti era un pilota più da prototipi o questa era un'etichetta che gli era stata data, ma in realtà era un pilota più globale, più completo? Come lo ricordate voi, visto che ci avete corso insieme, contro e insieme? Beh, Giunti era un pilota molto bravo e automaticamente, però aveva anche un aspetto importante, anche umanamente era una persona merito della famiglia, di cultura, cioè era una persona con cui potevi parlare non solo della pista o delle corse, potevi parlare in generale anche di aspetti, come ho detto prima, umani e che so altro. Poi per il resto, sai, lui era nato più con i prototipi effettivamente, anche perché con Ferrari lui non era riuscito ad entrare quando sarebbe stato forse il momento più giusto per lui. Quindi automaticamente parlate di Spa. Allora, la pista che io ho odiato di più nella mia vita e per me la più pericolosa al mondo, Spa dei miei tempi, 13 chilometri, tutto stradale,
perché sai, adesso la vedi che è diventata quasi una pista permanente, certo. Però ai miei tempi era una roba a schiena d'asino, eccetera, eccetera, proprio per... E poi soprattutto la odiavo perché c'era un passaggio tra le case, tra gli spigoli. Io avevo vissuto il dramma di Caserta con Jackie Russo, chi era... quell'altro morto, lo svizzero morto. Io per fortuna mi sono ritirato ai primi giri della gara, se no ero nel gruppetto di testa, ero arrivato secondo in batteria, insomma, a parte quello, era una gara di sci. Però Spa aveva questi spigoli delle case che dovevi fare in pieno. Io non ce la facevo, però sono arrivato secondo alla 1000 km Spa, primo Rodriguez, secondo noi e terzo Cipre, mi sembra, però il merito mio zero. Tutto merito di Pescarolo, che era velocissimo. Mi faceva paura all'idea che il mio compagno facesse in pieno quella curva tra gli spigoli delle case. Era una pista impressionante, tant'è vero che poi l'hanno chiusa, prima per la Formula 1, credo, e poi in generale, no? Improponibile, certo. Certo. Sì, tu andavi forte, tu andavi forte. Albi! Sì, sono qui. Mi senti? Certo, certo. A proposito di Spa, quello che ha detto Andrea ha perfettamente ragione. Infatti nel 70, quando io feci la pole al venerdì con la pioggia a 247 di media con la 512, a Malmedy alle due spigole delle case, io ebbi la macchina che sbandò leggermente e staccai lo specchietto, perché noi sulla 512 avevo lo specchietto sui parafanghi anteriori che restavano leggermente fuori dalla sagoma della macchina, e lì mi resi conto quello che sta dicendo adesso Andrea, che era da folli, da folli, da folli, tant'è vero che poi si è corso per il Gran Premio del Belgio prima Nivelle e Zolder. Ecco Arturo, scusami, ma ti ricordi quell'anno, credo l'ultima 1000 chilometri, dove io ho perso l'alettone o è scoppiata una gomma della 33 e tu sei passato e la macchina mia era distrutta e poi ti sei fermato ai box e hai detto, non so Andrea come stia, ma la macchina è distrutta, che c'erano pezzi dappertutto, no? Sì, sì. Te lo ricordi? 72 è stato. Ma ti rendi conto? Ma guarda, scusami, con le 900... Allora, Spa dei nostri tempi, la media con dentro il tornante da prima che c'è, i box erano in discesa, quindi quando certo. Tu partivi non potevi tenere solo frizione, c'era la frizione, dovevi tenere punta attacco, freno, se no la macchina scivolava in avanti, e poi dopo dovevi fare in fretta a spostarti dal freno all'acceleratore da punta attacco per partire. Però con dentro un tornante da prima, quello che c'è adesso, le 917 facevano di media 265 e noi col 3000 facevamo 248. Media, non ti parlo di... Vuol dire che andavi in pieno dappertutto, hai capito? Certo, considerando che avevi però... due tornantini, un tornantino, ce n'era uno solo, uno. Andrea! Ehi, dimmi. Dove adesso si entra invece che scollinare col curvone a sinistra, adesso sì. Si entra nella parte nuova. Certo. Era uno dei punti più pericolosi, perché anche nel 72, quando io vinsi la 1000 km di Spa con Redman, quello lì era il punto che più mi era ostico, perché tu non sapevi mai se imbarcare, meno male che l'aerodinamica funzionava relativamente bene, e allora non imbarcavi troppa aria sotto il muso, per cui riuscivi al limite a fare in pieno quello scollinamento senza arrampicarti al guardrail che avevi sulla destra. Poi dopo c'era tutta la discesa prima di arrivare a Malmedy a Stavelot, che era una roba da folli, eravamo folli, ma però ci siamo divertiti. Beh, ma poi noi essendo qui a discuterne, capito Arturo? Perché voglio dire, sai... Io la verità... scusami, sì, prego. Se uno vuol sapere com'è la vecchia Spa, guarda il film Grand Prix, dove parte del film è ambientato su quella pista e c'è un incidente pazzesco con una Ferrari che si ferma a cavallo di un muro con sotto
un salto di diversi metri, proprio a cavallo. Sì, fatti da registi che pensano più a Hollywood che alla realtà. Anche il film James Sunny Chi Lauda è una bufala totale. Howard ha fatto un film per Hollywood, mica per chi conosce l'ambiente o conosce le corse, eh. Beh, sì, però allora, Grand Prix di Frankenheimer è un film abbastanza reale sulla Formula 1 e sulle problematiche della Formula 1, perché sì, poi erano coinvolti molti attori, molti piloti veri facevano il loro stesso ruolo, interpretavano se stessi. Vabbè, dai, però voglio dire, gli anni 60 e 70 per la Formula 1, per le corse, sono stati gli anni più belli. Anche per i piloti che c'erano, ragazzi, quello che dico, lì anche l'ultimo dei piloti della Formula 1 lo incontravi in via Monte Napoleone, lo riconoscevi, sapevi chi era. Oggi io ho firmato che l'80% dei giovani, che magari uno ha vinto Perez anche il Gran Premio, se lo vedono a Monte Napoleone non sanno neanche chi sia, Se vedono altro gli danno anche 5 euro per tornare a casa. È così. Ma poi, sai, poi devi pensare che effettivamente è anche gente, l'unico che fa un po' una vita extra corse Hamilton, però non è che sia il mio esempio di vita, cioè sai, è come io sono contro questa, io sono contro la santificazione di Maradona, di Pantani, non me ne vengano, io dico, ok, grandi atleti, ma certamente non... Se, come si dice, esempi di vita, e anche il Papa che parla di Maradona, ma vabbè, Papa Francesco è più peggio, quindi lasciamo perdere. Quella di Maradona è forse la cosa più soft di tutte le cose che sta facendo e dicendo. Parlo da cattolico, mi sembra impossibile che qualcuno là in alto possa avere delegato a rappresentarlo in terra una persona così, punto. È un commento di cui rispondo, Parliamo di corse, non di scusami, ma le politica o spiritualità, diciamo, da una vita, quindi siamo al bar, tra l'altro siamo al bar, quindi va bene così, il bar è il bar. Il bar, Thomas, dovresti servire da bere, perché ormai è ora di... Organizzeremo anche con la mazza caffè ormai. Se Arturo ha vissuto tuo papà, io l'ho vissuto ancora di più. Certo, io ho anche scritto a lungo per Autosprint dall'abitato. Io ho vissuto con tutti voi, da ragazzino e da bambino, quindi da Arturo, Andrea, al povero Ignazio, eccetera, tutti i miei idoli d'infanzia, insomma. Mi ricordo ancora una volta tu, Andrea, che è una 500 km di Imola, ti presentasti con cacciavite e pinze per dire vado a preparare il casco, che dovevi forse cambiare la visiera nei primi integrali, e io ti guardavo come con l'aria sognante e sognavo di avere un casco integrale, insomma. Pensa a te. Comunque, detto questo... E allora non te li regalavano mica come adesso, li dovevi comprare dalla Belle. Ecco, a proposito di caschi, quello di Giunti era veramente molto bello, molto particolare. Ma l'aveva aspetta, ma gliel'aveva disegnato forse la sua ragazza? Mara, sì, perché la M stilizzata sulla fronte era l'iniziale. Ecco, Arturo, dici tu che forse ne sai qualcosa di più. La M era di Mara, stava per Mara. Certo. Perché la Mara era una ragazza abbastanza fuori dal normale, perché andava bene con Ignazio, che era, come ha detto Andrea, che arrivava da una famiglia colta, da una famiglia nobile, perché il suo papà era un barone, la sua mamma era una contessa, poi che sia vero o non sia vero, ma era così. In questo casale a San Gineto di Calabria, dove io sono stato anche ospite a casa sua, in questo resort famoso, bellissimo, hai capito? Ignazio era una persona veramente colta, stava a suo posto, ogni tanto andava fuori riga perché faceva quel cazzo di romano, voleva fare lo sbruffone, questo sì.
Io, ragazzi, nel frattempo voglio dire... Ma non era nei suoi panni, si vedeva che lo faceva ostentando una cosa che non era di sua abitudine, perché era una persona troppo per bene. Ecco, mi togli una curiosità, io ho visto una foto... Scusa Thomas, sto interrotto. No, sarò brevissimo, ma ci tenevo perché è questo è il bello di Bar Motorsport, che siamo non solo in onda a livello live, ma siamo via satellite a livello mondiale. Allora chiedo alla regia se me lo trova al commento. Abbiamo un amico che ci ha appena scritto dalla Costa Rica. E questo è il bello di Bar Motorsport. Ancora una cosa, la conclusione del discorso di prima? Sì, sì. Certo. Andrea lo confermerà? Allora, tanto Ignazio era una persona a modo, educato, che veniva da una famiglia, tanto il più balordo, ma nel senso buono, era Spartaco Dini, e non può dirmi di no l'Andrea. Beh, con Spartaco, sai, ho vissuto anche momenti, devi pensare che Spartaco era uno di quelli della GTA, no? E quindi era il gruppetto, Nanni Galli, poi chi è che c'era, che cosa... Spartaco Dini, c'era, come si chiama, Pinto, ma Pinto Enrico, non Pinto Lele, perché Lele faceva il rally, e invece sì, Enrico era il fratellone, perché era una bestia. Quando finiva le gare lui con la GTA, quella che era il volante a imbuto, era rovesciato perché lui in frenata lo spingeva così tanto che lo curvava dalla parte opposta. No, pazzesco, Vabbè, ma erano altri tempi, altra gente, ma soprattutto, continuo a ribadirlo, c'era un rapporto umano tra i piloti che oggi non esiste più. Sai, al mare a Levanto, dove io andavo a quei tempi, che avevo la casa tra l'altro, sono venuti ospiti in agosto, Reutemann con la moglie Mimì, allora era Reutemann, poi due Fittipaldi, Emerson con relative mogli e bambini, e Emerson e Wilson. È venuto Ronnie Peterson con la loro fidanzata Barbro, che logicamente, essendo una svedese all'avanguardia, quando andava in spiaggia a quei tempi, ti sto parlando degli anni topless, cioè si fermava alla spiaggia. Sai, oggi sono abituati tutti a dei bikini che fanno ridere quelli di allora, però lei, quando si affacciava da casa mia che dava sulla strada principale, si paralizzava il traffico, no? Perché si era appena alzata e magari si presentava alla finestra guardando fuori, però tutte cose che oggi... C'è ancora la pizzeria di Levanto che ci ha scritto a fuoco Ronnie Peterson e Barbro. Cioè, ma tutti questi erano insieme, venivano insieme? Scusami, pensa oggi a uno come Vettel o Leclerc che vengono in vacanza in agosto a Levanto, guidando la macchina per il bracco, non con l'elicottero, guidando la macchina sul bracco, hai capito? Cioè, voglio dire, sono tempi che non esistono più. Arturo non è mai venuto. È venuto da me Danny Halm col figlio, quello poi che è morto annegato in Australia, credo, sì. Pensa a te, è venuto John Curtis con sua moglie, la Pet, no? Ma, cioè, tutte robe irripetibili oggi. Invece Arturo è venuto a casa di mio padre al mare... Butto dentro proprio a gamba tesa, abbiamo con noi collegato il mitico Giuseppe Giacobazzi, non so da quant'è che si è collegato, ma lo vedo ascoltarci con grande piacere. Ciao Giacobazzi, il maestro Giacobazzi è con noi. Salve a tutti, rinnovo i miei saluti ad Andrea, che ci siamo già parlati, abbiamo già avuto modo di ascoltarlo la volta scorsa, e io non ho parole, perché finalmente un altro dei miti degli anni che io guardavo veramente con grande passione, il motorsport, Arturo Merzario, grazie Arturo, grazie. Mi manca il tuo cappello, sinceramente, mi piacerebbe... quello è per me indimenticabile, il cappello con la scritta Marlboro, la sigaretta perennemente in bocca anche sul podio, cazzo, io quelle cose lì non me le dimenticherò mai, mai. Sì, Giacobazzi, scusa se intervengo, il cappello alla cowboy è una mia invenzione, non esisteva ancora la Marlboro, perché io dal 1969 alla 1000 km di Monza con Gigi Riva e Nino Benvenuti ho le foto con il cappellone senza la scritta Marlboro, e la Marlboro ha mai potuto, aveva chiesto a me di fare
i cappelli da dare con la royalty in giro. Io non ho mai dato il permesso alla Leardo Buzzi, e prima della Leardo c'era Thompson, che era l'ex amministratore delegato dalla Revlon, di Refson, che poi è andato in Australia e il posto l'ho preso Leardo Buzzi. Qui lo dico e qui mi fermo, perché sennò ci sarebbe da parlare altri sei mesi, hai capito? Però se vuoi, io sono qua in casa, posso mettertelo il cappello, eh? Cavoli, sì, 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 sì. Per me è un'immagine che ho nel cuore, capito? Arturo Merzario col cappello in testa della Marlboro, per me è unico. Scusate, è come De Adamic con gli occhiali sotto il casco, quelle sono quelle immagini che fanno bene al cuore. Infatti, quando ho fatto i rally e quando c'era un po' di nebbia in certi rally, ho rally dei fiori, allora, no? Oggi Sanremo, però io andavo più forte con la nebbia, perché abituato all'appannamento degli occhiali, e la nebbia faceva parte dell'appannamento degli occhiali. Sentite, scusate, vi fermo un attimo, perché ho visto una mail di Facetti, credo la figlia. Effettivamente non ho mai nominato i due fratelli Facetti, che sono stati un elemento importantissimo nello sviluppo dell'Alfa Romeo e poi anche dell'Autodelta. Quindi non li ho nominati, però voglio dire, eccola qui, Maria Grazia. Ricordati che hai vinto, ed è vero, nel 74, quando abbiamo battuto Merzario, ho corso sempre, non mi ricordavo più con chi, con Facetti, perché era anche lui alto, robusto, quindi mettavamo solo un po' di gomma piuma nel cambio sedile, e abbiamo vinto a pari merito il campionato italiano assoluto, quindi riconoscimento al merito, ok? E grazie di avermelo suggerito, Maria Grazia, ciao. Sì, sto, ecco, cappello. Il mio cowboy preferito dopo Tex Wheeler sei tu. Sai, però io ricordo ad Arturo che con Aleardo Buzzi, che era un grande amico e ha fatto carriera, perché prima lui era un rappresentante Philip Morris nel Ticino, poi è diventato presidente Philip Morris Italia, poi Europa, e poi è diventato number one in America, eccetera. Credo che oggi sia ancora vivo e viva Monte Carlo. Però io sono stato il primo pilota Marlboro World Championship Team nel 1971. Io per le quattro ruote, che loro erano entrati, avevano comprato Fabrique de Tabac Réuni in Svizzera ed erano entrati in Europa alla grande spendendo tanti soldi. E per le due ruote, sempre nel 71, avevamo fatto la presentazione ufficiale alla stampa insieme, Giacomo Agostini per le due ruote. Quindi ho anche un passo. E tuttora Philip Morris, nella mia attività guida sicura, scuderia De Adio, eccetera, è uno dei miei clienti più importanti, per attività, e non più con la sigaretta, ma con la sigaretta elettronica adesso, il famoso Win Now, no? Sì, come in MotoGP. Beh, anche in Ferrari. Esatto. La sigaretta elettronica la fumo anche in diretta. No, però ho perso, però questa ho è di perso plastica. L'opportunità di mettere il cowboy, insomma, prima di Arturo, potevo fregarlo, tra virgolette, ma non mi vedevo allo specchio con un cappello di quel tipo, mentre invece Arturo ha una fisionomia adeguata. Sì, sì. Arturo avrebbe potuto indossare addirittura, oltre al cappello, anche il poncio. Sai, il poncio come Ringo? Sarebbe stato perfetto, perché il cappello lungo, la sigaretta in bocca, il cappello calato sugli occhi e il poncio... Numero uno. Mi ha sempre dato... Ci dormisse anche col cappello, eh? È vero, ah, sì? Ci dormivi? Serviglia, perché faceva freddo ai tempi di aree. Per cui il cappello cowboy, il poncio, però la sigaretta, non il sigarillo come usava Coso nel film. E così, perché io facevo la pubblicità per la Trissi Sport, hai capito, allora, per i primi indumenti per sciare all'avanguardia. Che begli anni, ragazzi, che bello. Questo bar qui è il bello, è questo. Io non avrei mai immaginato di aver avuto la possibilità un giorno di poter parlare con le persone
per le quali ho fatto il tifo, per cui per me è meraviglioso. Grazie, grazie Thomas di questa opportunità. Vedo che si sono eclissati, adesso non vorrei che... Però senti, quando facciamo l'evento a Varano primavera inoltrata prossima per avere del bel tempo confermato, vieni anche tu, oh. Ma magari. Tu non sai che noi abbiamo anche un altro partner che è la BMW, non possiamo dirlo, Reggio Motori, però... Non possiamo dirlo, ce n'ho uno in casa. In pista con quella macchina, non la nomino più così sei più contento, ma ho portato io in pista per la prima volta Giacobazzi, c'è il video in autodromo Modena quella volta, ma... Dobbiamo farlo all'autodromo De Adamic di Varano con te e riportiamo il disco. Scusa, ma la stempiatura che hai originata dai giri fatti al tuo fianco? No, questo è il motorino quando si andava senza casco e non avendo il casco perdevo i capelli, man mano che andavo forte. ragazzi, io non so voi, ma domani mattina, nonostante la pandemia, lavoro. Allora, noi se vuoi, beato, Andrea, beato te. Ti cominciamo, se vuoi, a congedare, diciamo, ti lasciamo fare la tua cosa. Approfitto intanto del congedo, innanzitutto facendo un grande abbraccio per Giunti a tutte le persone del suo mondo, della sua famiglia che ci stanno ascoltando o ci hanno ascoltato, ecco. Perché un abbraccio affettuoso ci sta, uno. Per il resto, ragazzi, se avete ancora argomenti, ci sono, non è che... No, grazie Andrea. Io sto toccando in casa, quindi... Qualora tu ti voglia congedare, tra l'altro lo ringrazio perché è dall'inizio della diretta che è collegato insieme a noi e quindi a questo punto mi sembra doveroso chiamarlo. Abbiamo qui con noi collegato un grande testimone, colui che ha fatto anche il libro dedicato a Ignazio Giunti, il nipote Vittorio Tusini Cottafavi, che lo chiamo in diretta anche lui e quindi il bar si comincia a riempire veramente questa sera. Bene, grazie Thomas, grazie Alberto e grazie ad Andrea, e Arturo. No, io insomma ho assistito con molto interesse e mi sono divertito a questo dibattito da bar effettivamente. Io sono un tipo puntiglioso, quindi avrei tante precisazioni da fare, a partire dalla Coppa Sila dove Merzario è arrivato terzo e Ignazio è arrivato secondo, dopo aver fatto un test a coda in cui si è spento anche il motore, quindi fece una grandissima prestazione, perché è arrivato a un pelo da Scetti e ha battuto Arturo con delle Abarth che erano molto forti con la sua 33. L'altra precisazione più importante è che è vero, Ignazio era deluso dal fatto che Ferrari non gli aveva assicurato la piena stagione quell'anno, il 71, quello quando è morto poi a gennaio, però aveva previsto questa alternanza sulla terza Ferrari con Andretti. Andretti alla fine di quella stagione fece solo 5 corse, quindi Ignazio il seggiolino di Formula 1 l'avrebbe avuto. Io sono personalmente convinto, per affetto ma anche per qualche competenza, che lui avrebbe saputo fare bene, perché quel debutto a Spa-Francorchamps è stato un debutto veramente straordinario. Ignazio, Andrea tu lo sai, Andrea ha una grossa esperienza di Formula 3, è stato campione italiano, aveva corso poi con la Ferrari nel 68. Ignazio non aveva mai messo il sedere tranne due gare insignificanti con la De Sanctis, una De Sanctis piuttosto rabberciata, non aveva mai messo un sedere su una monoposto. Allora arrivare in quel circuito con i campioni come Stewart, Rindt, Amon, X, arrivare quarto e portare a casa i primi punti di quell'anno per la Ferrari, e il tempo in prova Ignazio andò più forte di Rindt e di X, una cosa straordinaria. Secondo me lui rimase male soprattutto a Monza, perché Monza lui era in gruppetto di testa, era dietro Regazzoni, che Regazzoni era un gran piedone e di Formula aveva un'esperienza enorme, fu campione di Formula 2 quell'anno battendo Fittipaldi, battendo Bell, insomma, e Ignazio secondo me lì in quella gara in cui c'era questo gruppetto di testa appunto con gli Stewart, con i Rodriguez, con X e Regazzoni, lì è stato il primo a rompere. E invece lì, se fosse arrivato in fondo, magari poteva fare come Scarfiotti nel 66, chi lo sa, e sarebbe cambiato forse tutto il corso di quell'anno e anche l'anno successivo. Sull'incidente, beh, io insomma oggi devo dire, interrogarsi ancora su di chi è la colpa, è chiaro che siamo tutti d'accordo che è stata una serie di concause molto sfortunate. Quello che non condivido è dire che Beltoise, tutti avrebbero fatto la stessa cosa.
Allora, una cosa è Mansell che spinge la macchina per 100-200 metri su un rettifilo largo 300 metri. Un'altra cosa è spingere per tre giri una macchina in curva spostandola da un cordolo quasi a centropista. Ecco, è una cosa diversa. Io Beltoise lo assolvo per un altro motivo, perché Beltoise è quello che ha rischiato di più. Cioè Beltoise in realtà è quello che ha rischiato, è stato un miracolo, è stata la dimostrazione che il destino delle corse è stranissimo. Quel giorno, quel 10 gennaio del 71, il destino voleva che morisse Ignazio e voleva la salvezza di Beltoise. E lo sappiamo, il destino della corsa è estremamente strano, è estremamente destino. Ecco. Parks, devo dire, secondo me, no, nessun dolo, ovviamente. Parks ha fatto una mezza broccata di cui sicuramente si è pentito. Chi era il più deciso nel sostenere la responsabilità di Parks era Enzo Ferrari. Io sono andato a 18 anni a trovare Enzo Ferrari in maniera molto netta ha detto la responsabilità vera è quella di Mike Parks, con molta decisione, e non metterà mai più piede qui alla Ferrari. E in effetti Parks poi lavorò la Lancia, ma non tornò mai in Ferrari. La direzione di corsa, sì, all'epoca se ne facevano di tutti i colori, ma lì non è tanto un problema, c'erano le bandiere e non c'erano. In realtà io ho letto, perché ho scritto il libro, ho letto l'autosprint di Marcello, che analizzava tutto nel minimi dettagli, e io ricordo che De Ademich disse è stato un omicidio, e tutte e due, sia Andrea che Arturo, sostenevano che le bandiere non si erano proprio viste. Qualcun altro diceva che invece le bandiere c'erano. Ho sempre detto che per tre giri, l'ho sempre detto anche sulle bandiere c'erano. Mi spiace. Però volevo dire una cosa. Sì, no, vabbè, avrai sicuramente. Però Andrea, il punto insomma, è un altro. Il punto è che quella manovra, i commissari, al di là delle bandiere, avrebbero dovuto fermarlo. Non potevano consentire che in una curva da 200 all'ora la macchina si spostasse e per tre giri con le macchine che sfrecciavano a destra e a sinistra continuare quella manovra. Quello neanche a quei tempi, francamente, poteva succedere. Questo per quanto riguarda, però io credo che la cosa importante oggi più che interrogarsi se la colpa è più dell'uno o più dell'altro, così come mi piace il concetto di Andrea, e cioè che Ignazio in quel momento era concentrato in un sorpasso difficile dove più che la soddisfazione di superare Parker era piuttosto relativa, la soddisfazione era la fretta era di guadagnare più tempo possibile sulle Porsche 917 che erano dietro perché avevano fatto più rifornimenti, ma lui doveva guadagnare più tempo possibile perché poi doveva cambiare e lasciare volante a Merzario. Quindi, però il concetto di Andrea secondo me, è molto giusto, lui era concentrato, io non escludo anche che lui guardasse il contagiri in quell'istante, perché può succedere, può essere anche quello, però è un concetto importante. Però diciamo, secondo me la cosa più importante, più che interrogarsi su tutte queste concause, che sicuramente siamo più o meno tutti d'accordo, uno pesa più una cosa, un altro ne pesa più un'altra, il punto è che secondo me quell'incidente ebbe di straordinario che per la prima volta si cominciò a ragionare in maniera approfondita e seria, e soprattutto grazie al grande Marcello Sabatini, sulle cause, sulle responsabilità. Fino a quel tempo, in realtà, gli incidenti in corsa, che erano frequentissimi, ogni domenica c'era tra gare minori e gare principali, c'erano degli incidenti di questo tipo, si tendeva a nasconderlo un po' sotto il tappeto, perché la prima reazione dell'opinione pubblica era allora aboliamo le corse, gli incidenti mortali sono un fatto ineludibile, quindi eliminiamo le corse. Con Ignazio invece si è messo a fuoco, ci si è focalizzati, soprattutto Autosprint, su queste cause e lì per la prima volta si è cominciato a fare dei ragionamenti, a sensibilizzare che dal punto di vista normativo, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista dei comportamenti bisognava fare qualcosa di più. È chiaro che c'è stata una striscia ancora lunghissima. Aspetta, anche Fangio accuse giunti. No, beh, Fangio è stato il peggiore. Quello però volevo far vedere il pezzo a destra. De Ademich, ricordo. Ah, il pezzo adesso sì, l'omicidio. Sì, sì, sì. No, ma io ricordo, Andrea disse delle cose molto belle sull'incidente di Ignazio. Così come io personalmente sono convinto che Arturo, quell'esperienza scioccante della morte di Ignazio, dove non c'era assolutamente niente per salvarlo, niente di possibile da fare per salvare, era morto sul colpo. Io sono convinto che Arturo nel 74, quando ha salvato Lauda, ha ripensato a quell'incidente di Ignazio e si è buttato nelle fiamme, cosa che è stata di una straordinaria dimostrazione di coraggio, perché anche perché era il ricordo di cosa non era riuscito a fare, di cosa non avrebbe potuto comunque fare nel caso di Ignazio. Dicevo, secondo me, ecco, questa cosa, è chiaro che negli anni 70 sono morti tanti altri piloti in maniera drammatica,
diciamo fino all'85, fino a De Angelis, in effetti l'automobilismo era un automobilismo mobile. Poi le cose sono diradate, per fortuna, si è andati verso un automobilismo più razionale, più moderno, no? Le morti di Senna nel 94 con Ratzenberger sono avvenute 8-9 anni dopo la morte di De Angelis. Poi c'è stato Alboreto nel 2001, infine c'è stato recentemente Bianchi, ma insomma stiamo parlando di piloti che muoiono ogni 10 anni. Abbiamo rischiato Grosjean l'altro giorno. Ma all'epoca di Ignazio, di Andrea e di Arturo, pensiamo soltanto al 70. Nel 70 sono morti Bruce McLaren, Piers Courage, che Andrea conosce bene, giovane di grande valore, e Jochen Rindt, campione del mondo. Nel 71 Ignazio, Rodriguez e Siffert. Cioè morivano piloti al top, ne morivano 3 o 4 all'anno. Erano veramente dei dati da guerra. Io infatti chiamo questa generazione, la generazione di Arturo e di Andrea, la chiamo una generazione da guerra, sia perché sono nati tutti durante o a cavallo della guerra, ma perché hanno anche avuto i numeri, le falcidie che ci sono state in quegli anni, sono numeri da vera e propria guerra. E l'amicizia che è nata tra quei piloti, io penso all'amicizia tra Giunti e Nanni, per esempio, che ho incontrato pochi mesi con lui prima di morire, era un'amicizia talmente profonda. In fin dei conti Nanni e Giunti sono frequentati 4-5 anni, eppure l'amicizia era un'amicizia profondissima. E ho detto a Nanni, dico, io lo so perché voi avete vissuto delle gioie fantastiche, avete vissuto dei rischi pazzeschi, e sono come quelle amicizie che si formavano in guerra, e l'amicizia che non si cancellano, sono amicizie che vanno oltre la vita, come è stato nel caso di Ignazio o di Ignazio e Sandro Munari, un'altra grandissima amicizia. Questo volevo precisare in maniera forse troppo puntigliosa, ma insomma, ripeto, io, per me Andrea, Arturo, sono persone che ho ammirato tantissimo, sono stato un loro tifoso, io all'epoca non ero un tifoso, ero di più, ero un maniaco dell'automobilismo, quindi per me autosprint, per me andare sui circuiti, andare con Ignazio quando le volte che potevo da studente accompagnarlo, erano delle emozioni fantastiche. Io credo che tu abbia detto delle belle cose, ma soprattutto il fatto che abbiamo qui due protagonisti dell'epoca, come Andrea e come Arturo, due che hanno corso in quegli anni, sono stati protagonisti, hanno scritto pagine bellissime di motorsport, ma soprattutto partecipavano a quella 1000 chilometri di Buenos Aires, ci ha permesso poi di rivivere anche, al di là della dinamica dell'incidente, le colpe, le responsabilità, perché ormai è chiaro che è un concorso di situazioni negative che sono coincise in un istante unico, perché come Giunti ha colpito la Matra, poteva toccare Beltoaschi e sarebbe rimasto sfracellato, perché come hai detto giustamente tu, Beltoaschi è quello che ha corso più rischi in questa vicenda. Lui nel video si vede come solleva un attimo le mani dalla carrozzeria e la macchina, la Matra, gli schizza via da sotto le mani. Loro ci hanno permesso anche, però, raccontandoci quello che passava per la loro testa in quel momento, quello che passa per la testa dei piloti, di capire veramente tutte le complicazioni, tutte le informazioni e le difficoltà che un pilota deve gestire nel corso di una gara, quando non si tratta soltanto di guidare la macchina, ma di essere vigile e presente in ogni situazione e con mille input che ti arrivano da tutte le parti. E anche la lucidità che bisogna mantenere. Io penso sempre che in quella foto, quando ho visto Arturo in quella foto in bianco e nero che abbiamo trasmesso più volte davanti a Rogo, che guarda la macchina che sta bruciando, la macchina dove c'è il suo compagno, dove sarebbe dovuto salire un giro dopo, e io sono convinto che quando Arturo 5 anni dopo si è trovato il Nürburgring e si è gettato tra le fiamme per tirar fuori Lauda, in qualche modo avrà ripensato a quell'episodio di 5 anni prima a Buenos Aires. Non so, Arturo, tu hai mai accomunato le due esperienze? Hai visto divampare degli incendi con una macchina, con un pilota dentro, in tutte e due le situazioni? E Arturo, che hai mai collegato le due storie fra loro? Onestamente no, perché ogni storia è a sé e il pilota mentale lui dimentica nella sua testa, dimentica subito quello che può aver visto
immagazzinato il suo cervello, perché altrimenti pianterebbe lì da correre immediatamente. Mentre invece prevale sempre il detto a lui sì, a me no, e questo in qualsiasi cosa nel mondo, per cui ci si pensa dopo, ma la vita continua, perché per noi era la nostra vita, la nostra passione. Noi non siamo arrivati a fare quel mestiere tanto per non fare nomi, come James, non ti sentiamo più, con la possibilità di Nordesk di fare quattro soldi, perché il suo obiettivo era aprire un pub a Ibiza e fare il figlio dei fiori e morire da figlio dei fiori, e così fu, perché lui è stato coerente con i suoi pensieri. Deve dare dei particolari, ma è meglio di no, hai capito? Per cui certo, la nostra generazione si iniziava a correre proprio per la passione del motorsport. Il denaro, se c'era, arrivava dopo, anche se serviva per vivere, perché per noi era un mestiere, come il cartolaio piuttosto che il muratore. Questa è la differenza. Però io sono orgoglioso di quello che ho fatto in questi 60 anni di carriera. Credo che persone fortunate come me e come Andrea ne sono rimaste poche, perché vedi che dopo oltre 50 anni siamo qua ancora a parlare e discutere. Lui ha la sua famiglia nuova, io i miei nipoti, e per cui le strade alla fin fine sono sempre le stesse. Di conseguenza sono veramente... Sai, Arturo, a me piacque molto quando presentammo il libro insieme a Nino Vaccarella, e ci fu dalla platea qualcuno disse: ma Nino, qual è stata la tua più bella vittoria? E lui ha risposto: la mia bella vittoria è essere sopravvissuto, aver finito una carriera e essere qui oggi a raccontarla, perché per voi era il rischio era dietro l'angolo. Insomma, io facevo i conti che nel 1970 i top driver, 20 piloti, ne sono morti al volante, ne sono morti la metà, ne sono morti 10. Sì, e io posso dirti, in quella 1000 chilometri di Buenos Aires, i primi due classificati, Siffert e Rodriguez, sono morti l'anno successivo. I primi sono due morti nello stesso anno. Sì, Siffert nel 71, Rodriguez nel 72. Sono morti nel 71. No, tutte e due nel 71. Nella corsa dei campioni a Bransaccia. Alla corsa dei campioni. Ottobre. Rodriguez era a luglio o in primavera con la 512, sì, al Nürburgring. Sempre della scuderia Filippinetti in Germania. Con la stessa macchina di Parks. Sì, certo. Esatto. Con la stessa macchina di Parks. Ma insomma, era così. Poi sono morti nel 73 Sever, che pure aveva debuttato in Formula 1. Io lascerei, diciamo... Basta, non sto facendo una lista di morti, mi fermo. Bravissimo. Lascerei l'onere e l'onore al maestro Giuseppe Giacobassi di salutare con una domanda, una richiesta, una curiosità Andrea De Adamis e magari anche Arturo Merzario, se ritiene. Insomma, mi farebbe piacere che tu dia questo saluto alla Giuseppe Giacobassi, ai nostri due super ospiti di questa sera. Lo chiedo a entrambi, perché è una curiosità che io chiedo a tutti i piloti che hanno corso con le ruote scoperte e con le ruote coperte. La macchina che avete amato di più era quella con le ruote scoperte o quella con le ruote coperte? Beh, diciamo che io mi sono divertito fortunatamente con tutte e due. Io ho due grandi rimpianti, parlando di Formula 1, che purtroppo non rientrano più. Quando io ho lasciato la Ferrari alla fine del 68, ho creduto e avevo vinto la temporada con la Formula 2, e c'erano tutti alla temporada.
Coladino Formula 2, eccetera, c'era Tino Brambilla, c'era Reutemann, c'era Siffer, c'era, beh, insomma, un po' di gente forte del mondo della Formula 1 e della Formula 2. Però poi ho creduto in John Surtees, e John Surtees è stato quello che mi ha, tra virgolette, imbrogliato. Scusa, non uso un termine da querela, perché anche John Surtees è morto, però d'altra parte John Surtees mi promise che la Formula 5000 con lui sarebbe stato il futuro della Formula 1, legando gli Stati Uniti, che avevano la Formula A, motore 5000, derivato dalla serie, con la Formula 5000, che era quella europea. No. Dopodiché il secondo errore è stato quando nel 70, questa è stata una stupidaggine mia per educazione, quando io correvo nel 70 con la McLaren motore Alfa, che non era competitivo, e non so, sono arrivato settimo a Monte Carlo quando vinse Beltoise, però se oggi Giovinazzi arrivasse settimo sarebbe il campione del mondo, e non è che c'erano, non c'erano le Mercedes, ma ribadisco, Graham Hill, Bruce McLaren, Denny Hulme, Jimmy Clark, eccetera eccetera eccetera. Arrivando settimo non venivi neanche nominato. Però ad agosto, provando il Can-Am a Goodwood, Bruce McLaren è morto, e io avevo alle spalle mio cugino che era Pagnossin, che poi ha sponsorizzato Surtees attraverso me. Se io fossi andato con quei soldi dalla McLaren a dire datemi la seconda macchina che aveva il motore Ford e col motore Alfa mettete su una Nigali che Kitty è contento, io avrei avuto la seconda macchina al posto di Peter Getting. E correre con la McLaren di quei tempi, la macchina era molto competitiva e soprattutto molto sicura, perché loro sono stati i primi con Nido d'Ape e tutto quanto. Al di là di questi aspetti, e il terzo errore è stato, quindi non ho avuto il coraggio, appena morto Bruce, di, essendo, quando andavo in Inghilterra andavo a dormire a casa sua, ero molto amico della moglie, della famiglia, dell'americano avvocato che poi ha gestito la squadra, eccetera. Però non ho avuto il coraggio di dirgli subito mi mettetemi al posto di Bruce McLaren, mi sembrava non opportuno, no? Anche moralmente, eticamente, e lì ho perso un'opportunità grandiosa. Poi sono ritornato da Surtees per la Formula 1. Tieni presente che nella mia vita io sono sempre stato uno puntiglioso e trasparente, onesto, se no non avrei l'Alfa Romeo da 30 anni che organizzo i corsi e le attività per loro, non avrei la Ferrari da 27 anni e la come si chiama, la Maserati da 22 anni, cioè capisci che io ho vissuto Ferrari e Alfa Romeo con Marchionne e tutti quelli che sono venuti dopo, prima, di fianco, quindi vuol dire che ho fatto le cose bene, ero una persona seria e competitiva ed affidabile. Però l'unica persona al mondo a cui non ho più stretto la mano è stato John Surtees, per il suo carattere e comportamenti. Mi fermo qui, anche perché parli sempre, si parla sempre oramai di persone morte, quindi diventa duro anche ad andare ad attaccare persone che se ne sono già andate. Però voglio dire che purtroppo questo è stato un po' un aspetto di una storia, di una carriera che probabilmente, come Sliding Doors, se tu avessi preso una strada in modo diverso, sai, quando io sono tornato dall'Argentina, Ferrari mi chiamò, avevo litigato via Autosprint con Ferrari, avevo scritto un articolo in risposta alla sua conferenza stampa e lui si era molto risentito, e tant'è vero che Marcello Sabatini aveva fatto l'articolo, la copertina, De Adami ci risponde a Ferrari, quindi non passava inosservata la mia risposta. Però anche lì io ho lasciato la Ferrari perché mi ero reso conto che non avendo un tutor avrei avuto un problema, qualunque cosa mi fosse successa a seguire sarei stato tagliato fuori da tutti, e ho preferito tornare all'Alfa Romeo da un Chiti che era più, forse era un carattere meno professionale da un punto di vista, perché dava molto più valore agli aspetti umani Chiti rispetto a quelli contrattuali piuttosto che tecnici, eccetera. Però voglio dire, la vita non è fatta solo per i piloti, di anche di scelte a un certo punto. Sai, io non so se la Ferrari ha fatto bene a fare un contratto con Leclerc per 5 anni. Adesso vediamo cosa succederà quando arriva Sainz all'inizio dell'anno prossimo. La tua opinione, Arturo? La mia opinione è che
all'epoca mia i piloti, quando dico piloti, signori piloti, chapeau ai signori piloti, che eravamo una banda proprio per lo sport, si iniziava con il turismo, si correva una domenica col turismo, l'altra domenica col Formula 1, l'altra domenica col Formula 2, l'altra domenica col Mondiale Prototipi, perché era il mestiere del pilota, saper guidare tutto, ma non solo io e Andrea, perché se tu guardi gli anni precedenti, di 2 o 3 anni, c'era Jim Clark, dove io corsi assieme via a San Moritz sulla pista della neve, io col Millino Abarth e lui col Cortina Lotto sulla pista da Bob, per farti capire, Graham Hill e Dan Gurney, perché c'era anche lui, e c'erano tutti questi grossi personaggi che correvano con tutte le macchine che gli venivano proposte, capito? Per cui un pilota doveva sapere andare su tutto, non era uno specialista di un oggetto e basta, perché poi in questi ultimi 20 anni col simulatore si sono tutti fossilizzati su un oggetto e se tu li tiri giù da quello non sanno più fare niente, meno con la Topolino. Questa è la mia opinione. Però Arturo, scusami, noi corravamo anche perché ci, al di là dei soldi, perché l'aspetto economico era un riconoscimento delle tue capacità in un certo senso. Non c'erano i soldi di oggi, però rispetto a fare un lavoro anche di manager, i soldi delle corse erano sempre di più, rispetto a quello di fare una vita normale e un lavoro normale. Però eravamo contenti di correre. Io ho fatto perfino una gara con le Formula 875 a Monza ed ero già un pilota di Formula 1, perché mi sono divertito come un matto a correre con i debuttanti della Formula Monza 875. Ma te lo vedi oggi, non so, io dico Vettel che va a correre con la formula propedeutica non so quale, cioè ci divertivamo. Arturo era contento di correre Formula 2, prototipo, Formula 1, qualunque roba. Io lo stesso, non c'è stata una macchina più la Formula 1 più i prototipi, mi divertivo con la 1000 kg. Non mi piacevano le gare in salita, ne ho fatte poche, perché non c'era, come il rally, non c'è la competizione. Tu anche con il rally facevi una prova e dicevi Madonna come sono in salita, Madonna come sono andato forte, decimo. Facevi una gara, una prova dicendo ah, ho sbagliato qui, ho sbagliato là, terzo. Cioè non c'era l'agonismo. A me della pista è sempre piaciuto il fatto di avere l'avversario con cui combattere. Lottavi per il decimo posto, ma ti divertivi per 1000 chilometri per arrivare nono o decimo. Poi se arrivavi primo ancora meglio, ovviamente. Ovvio. Credo che anche per gli altri del nostro periodo sia stata la stessa cosa. Sì, ma le gare in salita ti insegnavano a lottare contro l'orologio, la sveglia, che era una roba allucinante, perché tu davanti ai tuoi occhi, prima della curva o della frenata, vedevi l'avversario, questo ipotetico avversario che era la sveglia, come la chiamavo io, che quando arrivavi in cima, se tutto andava bene, ti danno del somaro, perché comunque però io ho vinto 3 europei in salita, ho corso con le turismo come Andrea, lui ha debuttato con le mini, io con l'Abar 1000, la 600, e ci siamo divertiti. E io facevo, per esempio, vincevo una gara di mondiale prototipi, che allora era molto più importante che la Formula 1, e la domenica dopo, per esempio, andavo a Legenthal in Svizzera con le 1000 radiale Abar. E cos'è che c'era da, per me? L'unica possibilità era vincere, perché altrimenti facevo figura del somaro se arrivavo secondo. E come dicevo il vecchio, come lo disse Alemán quando nel 73 arrivai secondo, e questa battuta io la dissi in una trasmissione e un giornalista la usò per fare il titolo del suo libro, che il vecchio mi disse: se arrivassi secondo sei il primo perdente, era mai che ti si fermava e ti fermava la panna sigaretta. Ecco ragazzi, vi saluto perché comincio a avere la bimba che deve andare a dormire, che viene compare ogni tanto qui dentro, no? Ecco, basta. Ecco, la salutiamo. Ciao Andrea. Andrea, grazie del tuo speciale. Salutoni a tutti e rinnovo l'abbraccio alla famiglia Giunti. E alla prossima occasione, ok?
però se Andrea, grazie mille. Voglio un aperitivo, voglio un aperitivo. Grazie. Assolutamente Andrea, e ti ringraziamo perché lo voglio ricordare nel salutarti. Giacobazzi forse non era ancora collegato in quel momento, che ci saranno tre telespettatori di Bar Motorsport, la scuderia De Adamis gli farà un corso di guida dove noi saremo presenti con le nostre telecamere, e questa è una cosa, proprio una sorpresa che ci ha fatto Andrea De Adamis in diretta, non lo sapevamo amici, e quindi veramente Bar Motorsport non scherza. Grazie di cuore a tutti, io mi scollego, quindi salutoni ancora. Ciao Andrea, grazie. Grazie. Ciao a tutti da Varano De Adamis. Ragazzi, vi saluto anch'io, perché anche mia figlia sta andando a nanna e domattina devo portarla a scuola, per cui io davvero grazie a tutti quanti. Non dico niente su Ignazio, perché è uno degli incidenti più brutti, assieme a quello di Paletti e di Tom Price, che mi sia capitato di, proprio quando la sfortuna si accanisce, è proprio brutto da vedere, per cui è un peccato, perché sicuramente come pilota avrebbe potuto fare molto, sinceramente. Per cui un grande abbraccio alla famiglia di Ignazio e ai ragazzi, a voi, grazie. Invece un grande abbraccio, e ci rivediamo prossimamente. Arturo, grazie del cappello, grazie, mi hai fatto tornare indietro tutti in una volta. Adesso vado a vedermi il modellino di te sulla Ferrari. Ciao ragazzi, ciao a tutti, è stato un piacere. Ciao, grazie. Allora ragazzi, io direi veramente, abbiamo ancora qualche cosina, abbiamo qualche contributo video che ci terrei a mandarlo per in memoria, come abbiamo detto, di Ignazio Giunti, ma direi, prima di mandare questi contributi, vorrei salutare nel migliore dei modi Arturo Merzario, ringraziarlo di cuore da parte di tutto Bar Motorsport, perché oggi è stato veramente un valore aggiunto, ci ha portato ancora più in profondità insieme a De Adamis nella storia del motorsport, quella cultura, quella storia del motorsport che io voglio tramandare ai giovani, e ho avuto il piacere di vedere questa sera collegata una bambina di 9 anni, penso la più giovane fans di Bar Motorsport, e questo, grandi e piccini, dobbiamo portare avanti il motorsport in Italia, perché c'è una grande cultura e i piloti come Arturo Merzario hanno fatto la storia e la stanno ancora facendo del motorsport. Grazie. Ciao Arturo, grazie mille, grazie veramente. Arturo, grazie. Sono meravigliato con me stesso che dietro le istruzioni di Alberto Sabatini sono riuscito a fare il collegamento, non chiedetemi come, perché non so mai più, perché sono talmente un somaro io con queste cose, perché poi voi non lo sapete, ma prima io nel muormi ho staccato il cavo della batteria ed era sparito tutto, non ve lo dico. Certo. Questo è il bello del bar. Arturo, benvenuto nel mondo dei social, adesso che l'hai scoperto non ti fermerà più nessuno. Ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio. Quando Arturo fa qualcosa, avvisatemi per tempo, che io credo quasi sempre sono a disposizione. Tanto ancora 22 anni e 40 anni a vivere. Ciao. Grazie mille Arturo, grazie. Arturo, grazie di cuore da parte. Beato te, Arturo. Ciao a tutti. Notte. Ciao, grazie Arturo. Ciao, grandissimo. Ciao, buonanotte Arturo. Fantastico, amici. Allora, io, Alberto, abbiamo qui Vittorio che è stato tanto tempo collegato con noi, ma a questo punto proprio, e poi ritorneremo con lui in studio, voglio mandare un video che ho montato tra i contributi, tra l'altro devo dire anche di Mamma Rai, che abbiamo visto in questi giorni, però ho montato proprio il momento in cui si parla di Vittorio e del libro che lui ha scritto dedicato a suo zio Ignazio Giunti. Allora, bando le ciance, mando subito in onda il servizio. Sì.
Il nipote Vittorio Tusini Cottafavi ha dedicato un libro allo zio, dal quale ha ereditato la forte passione per i motori. Con la Rai torna sul circuito romano, al volante di una SZ che evoca ricordi familiari intensi. Per noi era una grande emozione che arrivasse lo zio pilota a prenderci con questa macchina da corsa vis-à-vis dei nostri compagni di scuola e di classe. Carattere temerario e orgoglioso, scarsa voglia di studiare, fascino sulle ragazze, Ignazio era così, un Gian Burrasca vivace, affabile e cortese. Il sorriso, il prendere per il C, il prendere in giro, classico da romano, hai capito? Gli altri... Conquistò tutti con la sua simpatia. Eccolo in un divertente siparietto nello studio della Domenica Sportiva con Lello Bersani, dopo la 1000 chilometri di Monza del 1970. Se lo metta un po'. Prego, anche prego. Senza automobile. Guardi, io lo metto tutti i giorni, lo metta lei. No, io, per carità, no, no, non posso. Ma è fatto proprio contro il mal di denti. Ah, guardi, sì? Grazie, grazie. La riproposizione di quel casco del tragico incidente di Buenos Aires oggi si trova a Collesano, sulle Madonie, in provincia di Palermo, nel museo della Targa Florio, di cui il pilota romano è stato grande protagonista. La particolarità di questo casco è questa M disegnata con questa aquila asburgica che ricorda le iniziali del nome di una fidanzata di Ignazio Giunti, Mara Lodirio, che conobbe in un'edizione della Targa Florio a Cefalù. Un'aquila che non sarebbe più tornata a casa da quelle terre lontane, che ci riporta alla mente un automobilismo che non esiste più, meraviglioso e terribile, epico e rischioso, in cui la paura doveva lasciare il posto al coraggio, il timore cedere il passo alla concentrazione, la preoccupazione per la pericolosità di una curva alla certezza di saperla affrontare. Eccoci, siamo di nuovo in studio. Io, Vittorio, poi ti lascio nelle grinfie, tra virgolette, di Alberto Sabatini. Vorrei farti solo questa domanda. Mi piacerebbe avere una testimonianza di Ignazio Giunti da parte tua, di Ignazio, che tu ci possa dire. Bar Motorsport, come tu hai visto, va molto dentro l'informazione, andiamo a scavare in profondità della passione, e quindi un tuo ricordo di qualcosa che non si è ancora detto su Ignazio Giunti, pilota e uomo. Ma guarda, di episodi specifici adesso non me ne vengono in mente. Quello che posso dire, e lo trovo anche nel bel articolo postato da Alberto, Ignazio era... per noi era un idolo, per noi nipoti era assolutamente un idolo, perché era bello, gagliardo, pieno di vita, scherzosissimo, ci faceva degli scherzi terrificanti. Andare in macchina con lui era un'emozione enorme di adrenalina in macchina, ma anche in motocicletta, o andare col suo motoscafo da corsa in Calabria era una grandissima emozione. Andare con lui ai circuiti, alle corse, insomma, chi ha dei parenti piloti sa che cosa vuol dire. I parenti soffrono più dei piloti, è un'emozione fortissima, bellissima, ma anche uno stato molto di agitazione, molto forte. È chiaro che per noi ragazzini, io avevo 17 anni quando Ignazio è morto, la notizia della morte di questo nostro James Dean personale, di questo nostro idolo, è stata una notizia, un dolore ancora acutissimo. Io non ho mai smesso di rimpiangere Ignazio, mi capita ancora spessissimo di sognare di lui, e ho messo molto a scrivere questo libro perché mi ci voleva, insomma, uno stimolo, e devo dire grazie a Lino Ceccarelli, perché Lino Ceccarelli 3 anni fa con il suo club Amici di Vallelunga mi chiamò e dice: guarda, vogliamo spostare il busto di Ignazio dal vecchio ingresso del circuito di Vallelunga e metterlo al centro dei box, perché è molto più centrale, molto meglio. E lì abbiamo fatto una piccola cerimonia, ho incontrato tanti piloti, c'era Vaccarella, Munari, Nanni, Emanuele Pirro, che è sempre stato molto affezionato a Ignazio, anche se lui quando è morto Ignazio, Emanuele era un ragazzino che cominciava a correre in go-kart. E allora ho capito quanto ancora il ricordo di Ignazio fosse vivo, sia come pilota velocissimo, ma anche come ragazzo profondamente per bene, cortese con tutti, ecco, un po' scherzoso sì, un po' ribaldo sì, l'abbiamo visto adesso alla Domenica Sportiva. Ecco, quella Domenica Sportiva è proprio un atteggiamento tipico di Ignazio, di sfotticchiare, di scherzare, insomma, in qualsiasi situazione. E quindi questo mi ha spinto a cominciare a scrivere il libro, che è stata per me un'esperienza molto bella, un po' una ricerca del tempo perduto. Ho riletto tanti libri, tanti autosprint, ed è stato, e sono molto soddisfatto, insomma, perché questo libro a me
insomma, mi commuove sempre, anche lo rileggo ancora ogni tanto, perché sicuramente c'è documentazione, ma c'è anche molta emozione. È stato un grande investimento affettivo. Alberto, sono qua, scusami, mi ero un attimo soffermato a vedere un messaggio. Sì. Che tu, Vittorio, hai citato Lino Ceccarelli. Lino Ceccarelli era uno dei giornalisti che erano presenti a Buenos Aires quel giorno e fece un collegamento in diretta con la Domenica sì. Sportiva per raccontare la dinamica dell'incidente. Io volevo ricordare semplicemente che su Autosprint è uscito un suo bell'articolo proprio pochissimi giorni fa, che racconta l'ultima giornata, l'ultimo weekend a Buenos Aires congiunti. Era un'epoca in cui i piloti, i giornalisti erano amici dei piloti, frequentavano i piloti. Io mi ritengo fortunato perché mio padre, che era direttore di Autosprint, spesso frequentava tanti piloti nella vita di tutti i giorni, perché comunque si stringeva un rapporto d'amicizia. Io Giunti l'ho conosciuto a casa mia, perché venne a dormire lì una volta con la sua fidanzata, con Mara, e come ho raccontato, insomma, mi si divertì a prendermi in giro. Io ero un ragazzino di 11 anni e lui mi diceva: ma tu con la fidanzatina cosa fai? Dimmi, e mi sorrideva. Io diventavo rosso come un pomodoro, perché un bimbo, insomma, non può, si sente in imbarazzo a parlare di queste cose. E però la grande mia fortuna è stata quella, da giornalista, di avere vissuto quell'epoca in cui i piloti erano amici dei giornalisti, nascevano confidenze, in fondo si frequentava lo stesso mondo, quindi c'era un rapporto più stretto che portava anche i giornalisti a poter raccontare bene le persone di cui gli appassionati esatto. seguivano le gesta, quello che non succede nelle corse di oggi, dove con i piloti parli al massimo per in web conference a distanza. Invece sì. una volta c'era un contatto molto, molto diretto. Io ho avuto questa fortuna di fare il giornalista in futuro nella mia vita, ma di iniziare da figlio di giornalista a frequentare i piloti, a vedere i piloti nella vita di tutti i giorni. Ed è stato grazie troppo, scusami, prego. Volevi dirmi qualcosa? No, volevo dirti che io la prima volta che ho sentito parlare di te è stato quando Ignazio, tornando da Cajalemi dopo la vittoria con Jack Hicks e la 512 a fine stagione, portò a Roma degli archi con le frecce, dei tamburi, delle cose di tribù sudafricane. E lui mi disse: vabbè, guarda, scegli prima tu, perché poi quello che tu non scegli tra le due cose lo porto ad Alberto Sabatini a Bologna, al figlio di Marcello. Quindi è la prima volta che ho sentito parlare di te, ecco, risale a questo episodio tra ragazzini. Ero un pochino più grande di te, ma insomma ti ho sentito, ma questo per dire anche questo rapporto di amicizia con tutta la famiglia che c'era tra Ignazio e Marcello, insomma, è stata certo. una grande amicizia. Io all'inizio aggiungo anche una cosa, scusami Alberto, un'ultima cosa: il ruolo dei giornalisti sportivi in quegli anni dell'automobilismo era fondamentale, perché oggi noi vediamo i Gran Premi, allora se ci raccontano i giornalisti di Sky delle cose, noi tanto poi vediamo le gare, abbiamo le nostre idee, le vediamo tutte le gare di Formula 1. All'epoca le gare non si vedevano in televisione. Per noi, se non potevamo andare sul circuito, la cosa fondamentale era l'autosprint di martedì. E quello che ci dicevano Francolini, Gabriella Noris, Lino Mannocchia, i giornalisti, il grande Cavicchi, i grandi giornalisti di autosprint, Leopoldo Canetoli, Lino Ceccarelli, era fondamentale. Perché per noi l'automobilismo era quello, cioè lo leggiamo nelle righe, stavamo nelle righe di quei giornali, ed era lì che noi davamo soddisfazione alla nostra grande passione, ci facevamo le idee. Era anche un potere molto forte, perché è chiaro che certo. se uno voleva assicurare un pilota... Diciamo anche che i giornalisti dell'epoca, quell'epoca, il giornalismo di motorsport era veramente competente e sviluppato. Francolini, che scrisse per Autosprint, si prese 2 anni sabbatici dal mestiere di giornalista per fare il direttore sportivo della Ferrari, quindi... Voglio dire, saltava da Enrico Benzing, che era super tecnico. Esatto, devo dire anche che è stata l'epoca in cui sono esplosi anche i piloti italiani che hanno ottenuto finalmente
appoggi dall'Alfa Romeo, che non c'era soltanto più la Ferrari, ma c'era un'Alfa che entrava nelle corse, che ha dato la possibilità a tanti, da Ignazio a giù a Galli, allo stesso De Adamic, a tanti Adamic, di emergere e di uscire fuori, come abbiamo sentito Merzario spiegare che lui invece è cresciuto alla scuola dell'Apart, che di impostazione tedesca aveva una filosofia diversa anche nella metodologia di insegnamento al pilota delle sue delle tecniche di guida e di collaudo. Però quello che voglio dire, ecco, questa è la ecco, tu non sai che a Bologna c'è una persona che è appassionatissima di motorsport. No, io lo so. Questa che facciamo vedere, guarda, questa è la carta d'identità di Ignazio. C'è una cosa particolare, la data di nascita, 30 agosto 39. Sai, 2 anni prima. Lo esatto. So. Questa è la patente, qui c'è la vera data del 41. Perché? Perché Ignazio si era tolto 2 anni sulla carta d'identità per poter avere la licenza di pilota in anticipo. Adesso si può avere a 15 anni. Una volta bisognava aver compiuto i 18 anni e avere la patente, e lui si era tolto 2 anni nella carta d'identità per poter avere la licenza prima. Questo denota la grandissima passione che aveva, insomma. Era un po' uno scavezzacollo. Pensiamo che Villeneuve ha fatto l'esatto contrario. Villeneuve si è aggiunto 2 anni perché sembrava di cattiva immagine che un pilota troppo giovane arrivasse in Ferrari negli anni 70, a fine anni 70. Invece, Ignazio se ne era tolti 2 per poter correre. E sono queste belle storie che i giornalisti del motorsport hanno raccontato, che Autosprint ha raccontato. E io personalmente sono debitore a Ignazio, non soltanto per la bella persona che era e che ho conosciuto da bambino, che lo vedevo come un supereroe, perché vedevo questo mito che guidava le macchine da corsa col casco, come era lui, come era De Adamic, come ho raccontato prima, come era Merzario, ma soprattutto io ho vissuto, anche se avevo soltanto 12 anni, quella domenica notte in redazione ad Autosprint, la realizzazione di quel giornale con mio padre diviso tra il groppo alla gola e il desiderio di piangere per l'amico che era appena morto e la necessità di imbastire un giornale che parlasse di quella tragedia e che facesse chiarezza e che cancellasse anche un po' di ipocrisia che si stavano spargendo nel mondo delle corse a proposito di quell'incidente. E io è lì, partecipando da spettatore ma anche un pochino attivo, perché mi hanno messo al centralino a rispondere alle telefonate della gente che chiedeva notizie sull'incidente, che cosa è successo, perché era tutto frammentario all'informazione dell'epoca, che ho maturato la voglia di fare il giornalista e di raccontare i fatti delle corse e le personalità degli uomini che hanno fatto grandi le corse. E quindi sono grato a Giunti anche per questa indiretta conseguenza che ha avuto sulla mia vita professionale. E poi volevo far vedere una cosa, l'ho fatta vedere a inizio trasmissione, non so se tu eri collegato o non l'hai vista. Questa è la penna d'argento che Giunti regalò a mio padre, con cui lui scrisse l'editoriale di quel numero di Autosprint che parlava della morte di Ignazio, e lo concludeva proprio citando questa penna che Ignazio gli aveva regalato, una penna d'argento, e che gli aveva detto proprio come battuta a Natale pochi giorni prima: per ora d'argento perché a volte mi hai qualche volta punzecchiato, ma insomma quando quella d'oro sarà il momento, quella d'oro arriverà, quella d'oro non è mai arrivata, quella penna che era chiaro. Che era chiaro l'allusione al casco d'oro e al casco d'argento, no? Che lui aveva vinto prima l'argento e poi l'oro. Era collegato a quello. Sì, quella, è una bella storia. Quella d'oro purtroppo non è mai arrivata, e questa penna io l'ho voluta tenere stretta da allora e ce l'ho qui con me, che ogni volta che la guardo è un po' una lezione di vita e di storia, insomma, e di emozione. Grazie. Grazie Alberto, grazie anche di questo. Grazie. Prego. Io... Bene. Siamo in conclusione. Thomas, vedi che c'è qui, guarda che c'è qua. Fantastico. È il modellino della Ferrari 312, questa è quella del 72, sì. Ma insomma è quella 72, che ha vinto il mondiale. Avrebbe contribuito, che avrebbe vinto il mondiale, con cui Ignazio probabilmente avrebbe contribuito, anzi sicuramente avrebbe contribuito a vincere questo titolo mondiale, che purtroppo
di cui purtroppo non si è potuto fregiare come altri invece. Questo è un modellino che piacerebbe anche a me averlo, ma finché abbiamo la fortuna in conclusione di avere con noi anche Vittorio, vorrei far vedere il trailer di Siamo Tutti Giunti e poi due parole anche su questo, che mi sembra un qualche cosa di veramente molto bello, molto ben fatto. Conoscete tutti la mia storia. In questo rogo muore Ignazio Ricci. È una storia tragica che fece molto clamore. Perché accadono questi incidenti? Non è possibile evitarli, ridurne almeno il numero. E quali sono le responsabilità? Ma non era questa la storia che avrei voluto si raccontasse di me. Marco Gentili, ecco, raccontaci la storia di questo docufilm Marco, che uscirà prossimamente. Sì, sì, no, questa è un'iniziativa di Marco Gentili. Marco Gentili ha già fatto alcuni filmati brevi su Ignazio. Lui era un ragazzino, era molto piccolo, però è un appassionato di in generale di corse, ma è molto sempre stato legato a Ignazio in qualche modo, fin dai temi che lui faceva dalle scuole, credo, elementari. Adesso questo è un progetto molto ambizioso che lui sta portando avanti, dove metterà insieme tante interviste che lui ha, tanti filmati che ha e che cercherà, perché lì il mondo dei filmati è sempre un po' complicato, e poi ha immesso in questi documenti anche una storia immaginata, dove lui fa praticamente il regista, in cui veramente immagina che Ignazio ritorni tra noi e ci dica: io in realtà avrei voluto, come dice nel trailer, avrei voluto raccontare un'altra storia, io sono morto troppo presto, io dovevo avere un altro percorso, un altro sviluppo di carriera. Ecco, lui questa è una cosa, questo filmato credo che poi lo voglia destinare a qualche piattaforma, ha un problema di provvista ovviamente, perché è un film che dovrebbe durare quasi un'ora, quindi è un progetto molto ambizioso, ma io sono sicuro che Marco, che ha talento e ha professionalità e ha una forza di volontà e vede tutto positivo, secondo me lo porterà avanti e raggiungerà sicuramente un ottimo successo, un grande risultato che per noi è una grande gioia ovviamente. Se noi possiamo esservi di aiuto con Bar Motorsport, ci fa molto piacere promuovere e raccontare ancora meglio la storia di Ignazio Giunti. Grazie, bene. Grazie mille. Se invitate lui magari in una prossima trasmissione, lui sarà molto più tecnico e molto più preciso di me su questa iniziativa. No, no, benissimo. Ma io ho partecipato con lui a parte a una piccola parte della realizzazione, perché siamo stati a Bologna a filmare alcuni. Ecco, questa è una foto a cui sono veramente bella questa. Molto bella. Questo è mio padre, con Ignazio. Lo so. È tratta tra l'altro da quel video della Rai che Thomas ha mandato prima in onda. E insomma, questo docufilm Siamo Tutti Giunti va a scavare veramente in profondo anche nella personalità di Ignazio, e ci sono tante curiosità, tante cose, anche immagini o repertori anche inediti, e quindi sono veramente, veramente una chicca per gli appassionati quando uscirà la versione definitiva. Il trailer già suscita emozione fortissima. Ed è già molto ben fatto, già molto ben fatto. Bene, io vi lascio perché tra l'altro ho il telefonino che che è scarico praticamente. Quindi, ma anche qui c'è il coprifuoco siamo già in orario da però voglio veramente darvi un grande grazie a tutte e due, Alberto, Thomas, siete stati carinissimi, una bellissima serata.
Grazie a te Vittorio e grazie della tua, delle parole che ci hai detto su Giunti. Era doveroso ricordarlo in questo anniversario. A presto, ciao. Ciao. Un abbraccio, ciao. Grazie, ciao. Ciao, 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 grazie. Ciao. Alberto, direi, ecco, è proprio il caso di dire, siamo giunti al termine di questa diretta, che è stata veramente anche oggi, sforiamo la mezzanotte, ma Bar Motorsport è l'unico bar che non è obbligato a seguire il DPCM, e anzi con l'occasione, Alberto, voglio anche rubarvi un minuto in più per dire che Bar Motorsport, a parte gli scherzi, è estremamente vicino e solidale con tutte quelle categorie, come i baristi e i ristoratori, che in questo momento sono realmente penalizzati da questo DPCM, hanno delle grandissime difficoltà, non si vedono i ristori come Dio comanda per loro e anche per tante altre categorie che in questo momento hanno veramente delle enormi difficoltà, e tutta la redazione di Bar Motorsport è vicinissima alla loro categoria, e da questo punto di vista ci fa piacere di chiamarci Bar Motorsport. Vorremmo poter dire anche ristorante motorsport, ma mai dire mai, perché di idee ne abbiamo tantissime in mente. E quindi, Alberto, come dire, siamo veramente giunti al termine di una serata che, per quanto mi riguarda, mi ha riempito il cuore, e ti devo ringraziare perché sei stato tu il promotore di questo magnifico evento. Io ringrazio te, ringrazio a distanza, perché ormai sono già scollegati, Arturo Merzario e Andrea De Adiavic. Andrea lo conosciamo, che è brillante, pieno di aneddoti e di storie. Arturo era nato per un collegamento telefonico, alla fine 5 minuti prima della trasmissione si è riusciti a farlo diventare un collegamento video. Veramente Merzario non aveva mai usato il telefonino per trasmettere dei video, quindi è stata un'impresa incredibile riuscire a convincerlo e lui a trovare la capacità di fare quello che per un ragazzino è facile, ma per un ex pilota maturo di 78 anni, però avete sentito che ragionamenti, che grinta ancora, è un po' più ostico. E io voglio salutare tutti, te Thomas, Vittorio che si è staccato pochi minuti fa, con un'immagine con questo, che è un modellino di un Alfa Romeo GTA, bellissima, è uguale a quella che guidavano Ignazio Giunti e Andrea De Adamic all'inizio della loro carriera. L'Alfa Romeo che ha permesso in quegli anni 60 a tanti piloti italiani di arrivare e diventare dei professionisti del volante. E questa è una macchina che a me è sempre rimasta nel cuore da quando la vedevo correre a Vallelunga col muso un po' bianco, a ruota alzata davanti come faceva Giunti nelle corse, oppure in derapata come in un'altra foto bellissima che hai pubblicato. Ecco, questa è bellissima. Questo è il Reuccio di Vallelunga. È l'immagine che trasmette il senso di quello che era Giunti, tutto di traverso, la sua guida con quest'Alfa GTA. Fantastico, è stata una bella serata a cui ho dato fondo a tante emozioni. Ti ringrazio anche per avermi permesso di esprimerle. Buonanotte a tutti quanti, grazie. Ciao Alberto, buonanotte, grazie di cuore. Ciao, ciao. Amici, veramente Alberto, una colonna portante del motorsport e di Bar Motorsport, ci apprestiamo al termine, fatemi sapere, perché io ho ancora un paio di contributi su Ignazio Giunti video, fatemi sapere nei commenti se li volete vedere, se non avete sonno e voi pochi rimasti, tra l'altro per voi che siete i più fedeli, che siete rimasti fino alla fine, c'è una sorpresina, una chicca, perché ve lo meritate, perché ci state veramente supportando tantissimo. Bar Motorsport è praticamente un qualche cosa che è autoprodotto dal sottoscritto con uno staff di persone che lavorano con grande passione, come Marco Pisati, la regia a Milano, i grafici, chi ci aiuta nel montaggio dei video, e però tutte persone veramente che ci stanno mettendo molto cuore, molta passione in questo progetto che è nato per tenervi compagnia, voi ormai lo sapete, non ve lo devo ripetere, nel momento del lockdown, del primo lockdown, l'esigenza anche da parte mia di comunicare col mondo esterno, vivendo da solo, sentivo il bisogno, la necessità di comunicare
comunicare col mondo esterno e ho inventato Bar Motorsport. È una grande soddisfazione per me quando riesco nell'intento di raccontarvi da dentro e nel profondo il mondo del motorsport, la vera essenza del motorsport, e personaggi come Andrea De Adamis e Arturo Merzario incarnano il vero motorsport. Allora amici, me lo state chiedendo, vi faccio subito una, così anche perché mi faccio portare dal cameriere un goccio d'acqua, mi si sta un po' asciugando la gola. Parto con un contributo video su Ignazio Giunti, di contributi ne abbiamo tantissimi, ma un qualche cosa che non è stato visto, e poi ne abbiamo un altro. Eccoci, siamo tornati in studio a San Marino. San Marino che ci regalerà anche lei, l'antica terra della libertà, delle sorprese. Questo venerdì avrò un colloquio molto importante, non posso dire niente, ma devo dire, Bar Motorsport sta facendo parlare. E allora amici, c'è un altro video in conclusione, ma volevo dirvi questo, se l'avrete notato ci sono delle testate, diciamo anche molto più blasonate di noi, che stanno lanciando dei contenuti a pagamento. Vi voglio fare una promessa, e Thomas Biagi mantiene le promesse: Bar Motorsport non sarà mai a pagamento, perché la filosofia di Thomas Biagi è che il motorsport deve essere accessibile a tutti, e quindi non solo vi garantisco che i contenuti di Bar Motorsport saranno sempre per voi gratuiti, ma vi posso anche aggiungere, e l'avete visto questa sera, che è soltanto l'inizio. Andrea De Adamis, non c'è niente amici veramente di concordato prima, in diretta ha offerto 3 corsi di guida veloce e sicura della scuderia De Adamis per affezionati di voi. Siete in tantissimi affezionati, ma io spero che da 3 potrebbero anche diventare 10, non si sa mai. Però questo è lo spirito di Bar Motorsport: dare la possibilità a tutti di entrare maggiormente nel mondo del motorsport, anche senza avere i mezzi. Perché io sono partito con un go-kart sul tetto della macchina di mio padre, una cassetta da idraulico, degli attrezzi, e così si andava alle gare, amici. Allora, cosa voglio dire in conclusione intanto della serata? Vi voglio ricordare che è sempre valido, oltre ai corsi di guida sicura, che qui ci stiamo veramente innalzando di livello, ma abbiamo, grazie a Original Race, 3 t-shirt. Non dovete fare altro che mandare una email a info@barmotorsport.it, mi raccomando .it, ecco, grazie alla regia. Dovete mandarci un'email con lo screenshot del vostro profilo Facebook o YouTube in cui si evince che avete condiviso
questa puntata, questa diretta, quando finirà questa diretta, voi la vedrete come un post nella pagina di Bar Motorsport. Non dovete fare altro che condividere la diretta mettendo un vostro commento riservato ai vostri amici. Vi faccio un esempio: se non conoscete Bar Motorsport, andatelo a vedere, guardatelo. Ecco, quando ci avrete mandato per email lo screenshot, che sarà una prova, una testimonianza che avete dato un piccolo contributo anche voi, un minuto della vostra vita per Bar Motorsport, a quel punto i primi tre che ci avranno mandato questo riceveranno a casa la t-shirt. Tra l'altro ci sono amici come, ricordo a memoria il nome, Stefano Penner, ma altri due che non hanno ancora ricevuto la t-shirt. Non vi preoccupate, abbiamo avuto un po' di casino con i corrieri sotto Natale, ma ci siamo. Un ringraziamento speciale va a Gualtiero Tosco, lui la t-shirt la merita di default, perché Gualtiero, dovete sapere, è e anche qui c'è il fantastico di Bar Motorsport, la potenza di voi che ci seguite. Gualtiero è il signore che mi ha regalato questa bellissima e meravigliosa insegna. Grazie di cuore, Gualtiero. Io tra l'altro voglio lanciare una moda: quando ci avvicineremo verso la conclusione della puntata, il segnale sarà questo, attenzione, si spegne l'insegna, piano piano, come i bar spengono l'insegna. Ecco, questo forse Gualtiero, quando me l'ha regalata, non ci ha pensato, ma penso che sia una bellissima idea. Inizia la diretta, si accende l'insegna, quando è ora piano piano di andare a dormire, di andare a letto, ed è mezzanotte, attenzione, si spegne l'insegna. Allora amici, ringraziamo anche Francesco Dado da Hockenheim, che ha ricevuto fino in Germania, grazie a Original Race, la nostra t-shirt. Vi chiedo di farmi anche sapere da quale parte del mondo siete collegati. Ho visto con immenso piacere questa sera, per la prima volta forse, un amico collegato dalla Costa Rica addirittura, ma ci siete dall'Argentina. Abbiamo un gruppo che ci segue, meraviglioso, di fans dall'Argentina, ma siete veramente collegati da tutto il mondo. Questa sera siamo già, io ho il contatore, mi preme dirlo, il mio contatore comprende non solo quello che vedete voi sul vostro profilo, che quelli sono i vostri amici collegati o in quel momento, in quel dato profilo, ma io ho il contatore globale ovviamente, e siamo già a quota 10.000 visualizzazioni di questa diretta, e possiamo arrivare veramente a fare il record. Ricordo che la puntata record con De Adamic ha superato le 100.000 visualizzazioni. Allora amici, guardate, mi piace moltissimo, ciao Romano dalle Isole Canarie. Ricordo e saluto tutti gli amici delle Canarie con grande affetto. Lo scorso anno sono stato in Gran Canaria, proprio sotto Natale sono stato da Dio. Mi dispiace non essere potuto tornarci quest'anno per via del lockdown, ma spero presto di poter venire. E allora amici, la Sardegna, salutiamo gli amici dalla Sardegna, lontani ma vicini col cuore. Grazie Angelo Toro Driver, siete veramente in tantissimi amici. E stasera mi dice, ringrazio Marco dalla regia, anche dagli UK questa sera. Allora salutiamo tutti gli amici dell'Inghilterra, anche per loro è un momento difficile. Salutiamo gli amici di Avellino, il Meridione, sono in tantissimi. Giancarlo, che è vicinissimo alla Reggio Motori. Veramente fatemi sapere tutti i paesi da dove mi scrivete, perché vi faccio veramente un abbraccio circolare, mi fa un immenso piacere il vostro tifo, il vostro supporto, il vostro meraviglioso affetto. Sono galvanizzato, potrei andare avanti fino a domani mattina. Andrea Colombo Toscanello, portaci le brioche, andiamo avanti fino a domani mattina, e boia chi molla. Allora amici, io nel mentre che voi mi scrivete da Verbania, conosco benissimo anche la zona, Lago Maggiore, sono stato a Intra, a Stresa, salutiamo tutti gli amici di Intra, di Stresa, salutiamo la magnifica Calabria, dove tra l'altro ha origini Ignazio Giunti. Attenzione, un saluto da Trapani, la Sicilia, Brescia, tutta Italia, tutto il mondo, e Luigi Fratecchia, lo salutiamo. Chiedo a Luigi con l'occasione se può cambiare la foto profilo, perché ha una foto un po' angosciante, e allora noi non vogliamo spaventare i bambini, la sua foto è un po' particolare, diciamo un po' horror, e allora se la cambia ci farà una gradita cortesia. Non te lo imponiamo, ma magari solo per le nostre dirette, per non spaventare i bambini.
Salutiamo gli amici della Val Camonica, è un'esplosione dalla Sila, fantastico, dal Lago Maggiore, vi verrò a trovare, faremo delle puntate in trasferta, indubbiamente, siete veramente tantissimi amici. Allora, vado con l'ultimo video, vi prometto che è l'ultimo, di Ignazio Giunti, dove pensate, anche Luca Cordero di Montezemolo ci parla di questo grande campione scomparso il 10 gennaio di 50 anni fa. Vado con l'ultimo servizio, grazie di cuore. Un pilota, la storia di un uomo, un'epoca. Mi ha fatto battere il cuore veramente tanto. Un grande pilota è stato Ignazio Giunti. Ha lasciato un segno importante. Il racconto epico che celebra ciò che gli appassionati romanticamente definiscono l'epoca d'oro delle corse, il periodo a cavallo tra gli anni 60 e 70, si arricchisce di un nuovo importante capitolo, una monografia dedicata a Ignazio Giunti. Al pilota Giunti, il diamante grezzo cresciuto in quella straordinaria fucina di talenti che fu l'Auto Delta, la squadra corse dell'Alfa Romeo, e all'uomo Ignazio, il rampollo della Roma Bene, autentico gentleman, maturo e riservato, nonostante un passato fin troppo irrequieto. Un libro scritto da Vittorio Tusini, nipote del compianto pilota romano, che offre agli appassionati, a quasi 50 anni dalla sua tragica scomparsa, lo spunto per incontri, dibattiti, celebrazioni. Ignazio è stato un po' il capostipite di una serie di ragazzi italiani che andavano forte. Era consapevole della propria forza, ma sempre coi piedi per terra, umile, determinato, che cercava di migliorarsi. Ferrari ne aveva un ottimo ricordo e soprattutto i meccanici. Quando uno è amato dai meccanici vuol dire che uno di qualità. Un'epoca pericolosissima, rischiosissima, per certi versi folle, una filosofia di vita apparentemente aristocratica nel vero senso della parola, però in realtà poi c'era un'umiltà di prendere una macchina e di andare a correre lontanissimo facendo dei sacrifici. Resta il ricordo di un campione e di un uomo amatissimo da chi ha avuto la fortuna di incontrarlo. E l'eco delle polemiche di una tragica fine. In quella drammatica 1000 chilometri di Buenos Aires 1971, che forse ha contribuito a indirizzare con maggiore convinzione l'automobilismo verso più elevati livelli di sicurezza. La morte di Giunti ha avuto un impatto grosso in tutta l'Italia, perché chiaramente era italiano, correva con la Ferrari. Il primo grosso dispiacere che io ho avuto da appassionato di corse. E Ignazio Giunti ha avuto un po' in comune con mio fratello, purtroppo un destino avverso. Oggi non si sarebbero verificate queste morti, diciamo. Amici, nel frattempo ho visto molti di voi che mi chiedono come si fa lo screenshot. Allora, ci sono tanti modi. Io uso il PC, c'è uno strumento che si chiama Cattura, se usate il computer, il quale, diciamo, vi permette di fare uno screenshot. Vi faccio vedere, per esempio, viceversa, io ho il telefono Android, il mio telefono basta passare così il palmo della mano e a quel punto cattura l'immagine, per esempio, dello schermo. Vi posso dare un'altra idea se non siete molto avvezzi con la tecnologia. Molto semplicemente, basta che prendete il vostro telefono, fotografate il vostro profilo mentre condividete Bar Motorsport, ecco che si vede. Poi magari un'altra cosa che potete fare è quella di per taggare Bar Motorsport. A quel punto noi veniamo, nel momento che voi taggate Bar Motorsport, anche qua, ecco, grazie Filippo, premere stamp, non lo sapevo che c'è funzione stamp, giustamente. Faccio una prova in diretta, amici.
Sto provando a fare stampe in diretta, però in questo momento non mi è successo niente. Però Filippo dice di premere stamp. Allora, stavo dicendo, amici, se taggate Bar Motorsport, come si fa? Basta che fate un commento o un post sul vostro profilo del tipo guardate chiocciolina bar spazio motorsport e vedrete che vi verrà suggerita in automatico la pagina di Bar Motorsport. Anche quella è una condivisione di Bar Motorsport, no? Tutto quello che potete fare per permetterci di arrivare a più case, più famiglie in Italia, far sapere che esiste Bar Motorsport. Bar Motorsport non vuole essere una trasmissione per semplici appassionati di Bar Motorsport, ma vogliamo diffondere la cultura del motorsport, far sì che il motorsport in Italia diventi cultura come lo è in Inghilterra, in Belgio, in tanti altri paesi. Probabilmente adesso che ho usato queste parole altri le useranno, perché quello che fa Bar Motorsport stranamente viene molto preso di esempio, ma Bar Motorsport è unico. Siamo noi, le idee le partoriamo qui a San Marino, in questa sede, in questo studio, quindi come dice la regia, diffidate dalle imitazioni. Bar Motorsport è unico ed è la prima trasmissione che è partita, è nata durante il lockdown per voi e con voi e con i colori azzurro e bianco. Anche questi qualcuno ce li sta un po' copiando, che ha sempre avuto dei colori completamente diversi. Guarda caso adesso mi cadono anche loro sull'azzurro, ma l'azzurro e il bianco sono i colori di Thomas Biagi da tanti anni, come c'è in questo cappellino dalla bellezza di 10 anni. Sono i colori della bandiera di San Marino, sono i colori di Bar Motorsport e lo saranno sempre. Amici, io veramente potrei andare con la vostra compagnia, la vostra benzina che mi date avanti fino domani mattina, ma il bar ormai è ora di chiuderlo, cominciamo a rassettare, a pulire le sedie, le cose, e domani è un nuovo giorno, una nuova settimana. Ci sono queste regioni colorate, ormai non si capisce più niente, giallo, verde, rosso, arancione, bianco, giallo rinforzato, rosso tenue, già arancione Marlboro, qui ce n'è di tutte. Però amici, Bar Motorsport c'è e ci sarà ancora a lungo se voi lo vorrete. Dovete solo aiutarci, massima condivisione. E cappellino come il mio, ragazzi, li devo far rifare, sono veramente finiti, ve lo giuro, questo è l'ultimo esemplare, lo vedete che è nero dentro, non scherzo, c'è anche scritto Thomas Biagi, ha delle cose molto particolari, è molto ben fatto, ma li rifaremo con il logo di Bar Motorsport per voi. Ma faremo tante cose, amici. Adesso questa sera vi voglio far andare a dormire, siete stati veramente tantissimi, veramente. Grazie Andrea per l'idea di fare le tessere. Faremo anche le tessere, ma ve le vogliamo dare e consegnare qui, dalle mie mani, dalla sede di Bar Motorsport. Speriamo e sogniamo una primavera con più libertà, con la possibilità di vedersi, magari rispettando, non dico un metro proprio preciso, ma 50 centimetri di distacco, ma non di più. E allora vi potrò dare dalle mie mani la tessera di aficionados, di fans di Bar Motorsport, di official fans, ma ve lo ricordo, Bar Motorsport non crea contenuti a pagamento, Bar Motorsport è gratuito, se vi dovessi chiedere dei soldi un domani sarà solo per eventualmente destinarli totalmente, 100% in beneficenza. Amici, grazie di cuore, veramente è stata una serata, devo dire, stupenda, anche gli sticker dobbiamo fare, se avete delle idee, amici, commentate, commentate, scrivete dei post sulla pagina di Bar Motorsport, mettete il mi piace se non l'avete ancora fatto, esiste il gruppo Gli Amici di Bar Motorsport, per chi non lo sapesse, con quello vogliamo dialogare e darvi delle anteprime, degli eventi in esclusiva per gli iscritti al gruppo. Veramente amici, io ormai Claudio Borroni, ormai i vostri nomi li conosco tutti a memoria, Francesco Dado, Alberto Colombo Toscanello, ve li potrei ripetere tutti, quelli di voi che condividete, ci sono anche tante
bellissime donne che commentano e che ci seguono da San Marino e da tutta Italia e da tutto il mondo. Luis Damian Forlani dall'Argentina, un grande abbraccio a tutti gli amici del Brasile e dell'Argentina che stanno vivendo un momento molto difficile come noi per questa pandemia del cavolo, non vorrei dire un'altra parola, ma ecco Maria Teresa, la vedo e la leggo sempre, una grande amica anche lei di Bar Motorsport, aspettavo proprio lei, ma sono tante le donne che ci seguono, come dicevo siete veramente in tantissimi. Grazie Primo della tua idea su Alboreto, probabilmente non ci hai seguito nelle primissime puntate, abbiamo dedicato un'ora di trasmissione a Michele Alboreto, però non proprio così bene come fa Bar Motorsport. Amici, veramente mi taccio perché se no scavagliamo l'una, poi dopo le 8 di mattina si fanno in un attimo. Ringrazio Marco Pisati dalla regia, Alberto Sabatini. Ricordiamo magnifico Arturo Merzario, Andrea De Adamic, il nipote di Ignazio Giunti, che hanno reso questa diretta di questa sera unica. Bar Motorsport fa dei contenuti unici. Saluto Lea Rivalta, ricordo anche lei come presenza fissa praticamente dell'arredamento di Bar Motorsport, ma siete veramente in tanti. Saluto il segretario di Stato ai beni culturali di San Marino, Andrea Belluzzi, anche lui grande fan di Bar Motorsport, per chi non lo sapesse qui si chiama segretario ma è l'equivalente del ministro in Italia, sono tantissimi che ci seguono e ci dimostrano un grandissimo calore, questa è la mia miglior benzina. Amici, farò fatica a addormentarmi questa notte, so che mi crederete. Io a questo punto lancio la sigla di Bar Motorsport, attenzione perché ci saranno delle novità anche per quanto riguarda la sigla, ma poi me lo direte voi se vi piacciono. E nel frattempo vado subito con la sigla. Ciao a tutti, buonanotte, buona settimana, buon 2021. In culo al Covid.